Eccoci qui, Leo Zagami, l'esule, in diretta dal Far West. Eh? Hai visto che robetta? Guardate dove porta Leo Zagami. Nel Far West. Questo era un set per i vecchi movie anni 40. Con Leo Zagami dal Far West. Che sorpresona, ragazzi, non ve l'aspettavate, eh? Non ve l'aspettavate, dite la verità, non ve l'aspettavate. Va bene, va, partiamo con la sigla, vai! Torniamo sul canale The Zagamen, nuovo canale ufficiale zagamiano, nuovo canale ufficiale zagamiano, da paura, Top Secret Leo Zagami Show e poi l'esule canale ufficiale. Vi ricordiamo che il mercoledì, se volete seguirci il mercoledì, andiamo in onda solo sui canali d'emergenza e sul nuovo canale ufficiale. Forza, iscrivetevi a questi canali d'emergenza, cosa aspettate? In diretta da Palm Springs, California, ora in onda la trasmissione più temuta e censurata del momento, l'esule, con l'unico e il solo Leo Zagami, per gli amici, solo per gli amici, per i nemici no, Re Leo Primo, eccomi qua, e vai. Un ben ritrovati a tutti i zagamiani e non che sono qui a seguirci. Oggi giorno di San Valentino. Buon San Valentino a tutti gli innamorati! Ma anche a coloro che si vogliono bene, perché no? E con la musica di Piero Piccioni e Rogilio Leao si dà il via alla danza dell'informazione. Perché la migliore sigla del web ce l'abbiamo noi qui, all'esule, ragazzi, non potete dire, non c'è più. Allora abbiamo la migliore sigla, abbiamo la migliore sigla del web. Volevo salutare il nostro editor, colui che cura, diciamo, anche in maniera estetica. Ma che sta succedendo qui? Vado, vengo, a volte ritorno, vedo che ogni tanto gira. Ecco, volevo salutare Signini, che oggi è con Elena. Signi? Che me combini il giorno di San Valentino? Ma che ti stai per fidanzare? Infatti vedo qui, ma che vogliono sabotare? Allora, prima di continuare, io ho un messaggio speciale direttamente dal Far West per il generale Pappalardo, che abbiamo declassato a maresciallo. Dal Far West, cioè, quindi Pappalardo. Pappala fortissima, ragazzi. Pappalardo oggi a Roma, grande manifestazione. Italiani! Vabbè, famose due risate. Andiamo direttamente nel nuovo ufficio di Pappalardo. Pappalardo ha istituito un nuovo ufficio nel deserto. Eccolo qua. Davanti all'ufficio del maresciallo, il famoso Marshall, altrimenti conosciuto come o maresciallo.
Salutiamo il generale Pappalone Pappalardo. Questo è il suo ufficio, qui, nel Far West, dove puoi arrestare tutti. Vieni qua, Pappalardo, vedrai che qua ti diverti. Ti vedrei bene qua, Pappalone, Pappagone Pappalardo. A presto. Ecco, avete visto il nuovo ufficio di Pappalardo? Nel Far West, ce lo vede lui? Pappalardo ce lo vedo un po' maresciallo, un po' sceriffo, un po' coglione. Abbiamo direttamente da Pappalardo, perché ragazzi, oggi a Roma, ancora una volta, questi quattro disgraziati, ma è il giorno di San Valentino, dovevano fare contenti e contente, no? Rispettivamente i propri uomini, le proprie donne, invece no, sono andati praticamente a perdere tempo con Pappagone a fare il presidio. Il presidio! Allora andiamo subito a vedere cosa succede a Roma. Pappagone, vai cazzo, mi combini! La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi, molla mai. Meno male che non mollate mai, perché finché ci siete voi noi continuiamo a ridere. Sentite? Bene, vi volevo dire che mi hanno fatto vedere un video. Ecco, sì, gli hanno fatto già vedere il video di lui che ha inaugurato il nuovo ufficio nel deserto. Cazzo, ma com'è possibile? Cioè, adesso è una velocità, impresa diretta, vedete, la tecnologia moderna. Il Pappagone è tornato alla carica con questo megafono proprio. Antonio la trippa, a trippa al sugo! Vota Antonio. Ci sono centinaia di pullman bloccati dalla polizia di Stato. Come si fa a fare una manifestazione con questi signori che ci bloccano per ordine di un governo di abusivi? Ho fatto una richiesta 3 ore fa, non è arrivata ancora una risposta. Visto che fanno difficoltà a rispondere, se entro 10 minuti non abbiamo la risposta, andrò io da solo sotto il Parlamento ad aspettare. No, non ci daranno voto, io sarò lì. Andiamo tutti, non sei da solo. Andiamo. No, ragazzi, no. Allora, dillo a me, ragazzi, a venire per il traffico, un po'. Povera Italia, povera Italia, povera Italia. Non voglio picchiarmi con nessuno, voglio solo tornare a vivere. Ho una coscienza, non ce l'avete una coscienza, siamo umani, carico, siamo persone, siamo gay, e adesso discriminiamo chi magari non prende il senso per un governo, ma non mi vergognate, io mi vergogno. A tutti coloro che ancora credono a questi buffoni, che per risolvere le cose bisogna andare a Roma a fare queste marcette della poracitudine, ma che vi colga, non lo so, ma veramente, ma siete ridicoli, neanche le posso maledire, perché siete veramente la poracitudine incarnata proprio. C'è proprio la pochezza umana, la pochezza, ma che è sta roba? Ma che è sta roba? No, ma sì, non è tutto, non è tutto, qui le immagini continuano e abbondano, perché questi personaggi, ragazzi, poi sono tornati in piazza, sono tornati in piazza, i Novax, sono tornati in piazza. Ecco qua. Ma poi questa signora che parla, non si capisce chi sta a fare una diretta lì, no? Ah signor, ma vattene, ma non ce l'hai una casa, ma tutti sti, voi siete veramente degli scappati di casa, prima di tutto. Leo Zagami vi vuole bene, partiamo da questa premessa, ma Leo Zagami è quello che vuole la rivoluzione armata, non queste cose da cretini, coglioni, senza palle, bigliacchi, perbenisti, ipocriti.
e la lista potrebbe essere ancora più lunga. Io vi voglio armati a sparargli in bocca a sta gente. No! Io dico, ma che cazzo vi, cioè, ma che cazzo vi dice il cervello? Cosa vi dice il cervello? Cosa vi dice il cervello? Non lo so, non lo so, non lo so. Siamo al delirio, siamo al delirio. Allora, lì c'è il Palazzo Venezia, ovviamente dove ha fatto la luce una volta. Non so, non dovremmo parlare con qualcuno. Mi sembra che veramente salvare l'Italia con questa... con questo teatrino inutile, ma come cazzo? Ma siamo in 10, cazzo andiamo? Tutti giornalisti. Che massa debbe, diceva Maria, dico, ma come cazzo, ma come cazzo. Allora, ci vuole un piano, strategia, assalto alle caserme, prendere le armi, prendere il potere in maniera seria, violenza, come diceva Abatantuomo, ragazzi, ma siamo veramente al delirio totale, ma guardate questi coglioni, quella che ha la mascherina. Ma dico, ma come cazzo state messi? Sperimentale, il trial del 2024, hanno fatto una legge che deresponsabilizza chi ci inocula questi sieri, no? Obbligatorio il Green Pass, il vaccino non è obbligatorio, però è un ricatto che ci ha tolto il lavoro. Cioè il lavoro è la vita, cioè è la, oltre al sostentamento di se stessi e della famiglia. Anche ma per quello che vi sto dicendo che solo la rivoluzione, la rivolta armata, è da due anni che vi sto dicendo, quando è iniziata questa pagliacciata che dovete fare la vera rivoluzione, e invece no, continuate sempre così, sempre più cani bastonati, sempre più ridicoli, seguendo proprio il ridicolo in persona che è Pappalardo, cioè un generale che, ripeto, ormai potrebbe essere veramente declassato a maresciallo, gli hanno ridato i gradi, ma è veramente, ragazzi, un teatrino ignobile. La realizzazione personale come esseri umani, e questa è una specie di condanna a morte lenta e violenta, questo. Si è detto spesso negli ultimi giorni che allora come ma intanto queste... ma chi è questo che parla, ma chi è sta gente che parla con i giornalisti, ma chi sono sti grandi esperti, ma che cazzo stanno facendo, cosa dice questo coglione? Vabbè, queste etichette qua ce l'hanno messe addosso la stampa. Io personalmente sono uno che ha sempre creduto nei vaccini, ce l'ho fatto. Lui ha sempre creduto nei vaccini. Penso che li farò anche a mio figlio. Li farà pure a suo figlio. Però sono contro questo. Perché, cioè, addirittura quando viene fuori l'ex presidente della Pfizer che racconta tutti i retroscena e tutti i crimini che stanno commettendo con questi vaccini, con quello che c'è dentro, e con gli effetti a breve e a lungo termine. Già un anno fa ci aveva avvertito il grande Montagnier. I vaccini, sì, uno può credere nei vaccini, io posso pure credere a Babbo Natale, ma perché questa gente sta parlando con i giornalisti? Chi rappresenta? Chi sono questi ebedi? Che cazzo di pochezza culturale rappresentano? Perché veramente hanno... cioè... passato a miglior vita di recente senza che la... Ecco Montagnier, pace all'anima sua, pace all'anima sua, sì. Cioè la stampa nazionale, voglio dire, avesse riportato la notizia se non in modo
marginale. Beh, sì, sarà pure informato, ma qui bisogna dire le cose come stanno. Qui bisogna dire che voi italiani siete il paese più oppresso dell'Europa in questo momento, sicuro. È uno dei più oppressi al mondo. Non si parla di, non si deve parlare di vaccini, si deve parlare di Green Pass, che porca puttana è il Super Green Pass, un qualcosa che è veramente impensabile qui da noi e in altre parti del mondo. Che voi siete più, chi ve lo dà il permesso a voi italiani di agire in maniera diversa dal resto del mondo? Perché i vostri politici sanno che voi tanto non fate un cazzo. Che voi intanto date solo, capito, quando parlate, capito, parlate, ovviamente magari anche con cognizione di causa, questo personaggio ha detto anche qualcosina di giusto, però parlare non serve a niente. Lo volete capire che parlare purtroppo non serve più a niente? È un po' come il titolo della trasmissione di oggi. Cosa vincerà? La potenza di fuoco, 130.000 soldati pronti a scatenare l'inferno, o i tecnocrati europei alla Sassoli, pace all'anima sua, mortacci sua, che praticamente sono veramente degli inetti tecnocrati di merda? Perché qua ci dobbiamo confrontare con questa realtà. E allora adesso, se veramente parte la guerra, a quel punto si sgretoleranno di fronte ai vostri occhi tutte queste sicurezze, anche questi personaggi che finalmente dimostreranno di essere dei prodotti di questa era cogliona che stiamo vivendo, di questa era di coglioni, di perbenisti, di gente che non ha le palle, che è stata portata su da un manipolo di professorini, di maestrine, di maestrini, che praticamente proprio pane, Nutella e Partito Comunista. Ecco, questo è stati portati su proprio col manifesto di Marx, proprio nell'imprint, nel DNA delle vostre scuole maledette. Quindi, adesso mi dovete dire, come dobbiamo salvare l'Europa se l'Europa è rappresentata da un manipolo di tecnocrati che sono, cioè tutti, non solo gli italiani, ma quelli proprio a livello europeo. Cioè, chi c'è a Bruxelles? Gentiloni. Ci sono tanti Gentiloni. Guardate questa che ha sostituito Sassoli, che è lì, come cazzo si chiama, che purtroppo, purtroppo, meno male, che cazzo vedevo di è morto, insomma, chi se ne frega, è stato sostituito da questa cogliona serva dei gesuiti che viene da Malta. Questa settimana ci sono preoccupazioni sulla situazione alla frontiera ucraina che domineranno, colleghi, le nostre discussioni. Mercoledì l'alto rappresentante Borrell sarà con noi per discutere col Parlamento gli ultimi sviluppi sul terreno. Ciò sarà discusso anche alla conferenza dei presidenti e i gruppi politici dell'Assemblea stanno attualmente lavorando su una dichiarazione sulla situazione in Ucraina. Inoltre, mercoledì voteremo per concedere 1,2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina, a sostegno della stabilità e della resilienza dell'Ucraina nelle attuali difficili circostanze. Cara cogliona, tu e il resto dei tecnocrati che guida questa Europa infame, che io odio profondamente, l'Unione Europea è proprio un'istituzione che io odio profondamente, è proprio, la bandiera. Quando vedete i Zagamiani vedono una bandiera dell'Unione Europea, la devono bruciare, dagli fuoco, questo sempre, mi raccomando, distruggete tutte le bandiere dell'Unione Europea ovunque, appena le vedete dovete saltargli addosso, perché sono il peggio del peggio della tecnocrazia, e proprio sono schiavi di Satana. Guardate questa, brutta come una fame, pare no, ma che sei travestito. Allora, questa qui praticamente sta dicendo che aiuteranno con i soldi praticamente vostri, perché ormai tanto non sono più italiano, quindi non pago più neanche le tasse in Italia, con i vostri soldi, ecco, aiuteranno l'Ucraina. Ma cogliona, forse non hai capito, questa è una guerra.
È una guerra, non li puoi aiutare. È come la Germania che vuole dare, dice: noi non gli hanno dato prima i caschi, gli elmetti, le cose, poi adesso dicono che gli danno gli aiuti economici. Adesso che è andato il cancelliere lì a Kiev. Ma non avete capito che quando esplode una guerra i vostri aiuti economici non servono a un cazzo? Che ci devono pagare i mercenari? A che cazzo servono questi aiuti economici quando gli arrivano 130.000 soldati a stuprargli le donne, a fare il delirio, gettare bombe a mano? Il peggio del peggio, quello che dalla seconda guerra mondiale ancora in Europa non avete rivisto, adesso arriva. E voi li volete aiutare con cosa? Con una manciata dei soldi? Per conto del Parlamento europeo voglio esprimere la nostra solidarietà con la popolazione dell'Ucraina, che continua a far fronte all'incertezza delle settimane passate, con la paura di un'aggressione militare russa. Ciò che vediamo è una minaccia grave alla pace in Europa. Qualcuno, ovviamente qui si chatta, chi del più, chi del meno, sulla nostra chat. Intanto voglio dare il benvenuto a tutti coloro che si sono sintonizzati anche in ora tarda. Noi siamo l'Esule, tutto quello che gli italiani vorrebbero dire ma non possono, noi invece possiamo, perché siamo praticamente qui in America, the land of the free, the home of the brave. Noi siamo qui in America perché in Italia purtroppo, in Italia venivo perseguitato quando ancora non c'era neanche la pandemia, già a me mi facevano le stesse cose che vi fanno a voi adesso, controlli, cose, poi aprivo bocca su Facebook, venivo trattato come un criminale. Insomma, io sono qui per voi, a offrirvi ovviamente un servizio giornalistico differente da quello che offrono i colleghi italiani, che purtroppo non posso assolutamente rispettare perché sono dei servi, hanno preso i soldi, l'ordine dei giornalisti italiano ha preso i soldi da George Soros, ricordate questo, lo trovate anche in rete se andate a cercare, l'ordine dei giornalisti italiani ha preso i soldi dalla Open Society, quindi siete praticamente dei servi. Se volete la vera informazione venite qui, potete anche aiutarci, sì, ci serve il vostro aiuto, e potete aiutarci ricaricando presso le poste italiane la postpay di Zagami Leo, qui sullo schermo vi è anche il codice fiscale. Ve lo dico perché grazie a quello che poi siete, a tutte le vostre donazioni, noi riusciamo a entrare nelle case degli italiani 4 volte a settimana con un prodotto professionale, dedicandoci ore e ore al giorno a trovare notizie, a preparare le notizie per voi, video e tutto il resto, così che finalmente potete dire: noi sappiamo come stanno le cose, perché Zagami offre la verità. Certo, aggiungo anche un po' di propaganda zagamiana, sperando che vi entra nel cervello che noi non siamo né fascisti né comunisti, ma monarchici, che non siamo legati ai Savoia perché hanno tradito l'Italia, così come i Borbone, tutti, questi non ci servono un cazzo, la nuova casa reale è quella zagamiana, che si deve provare, praticamente si deve ancora provare grazie a voi, siete voi che dovete sacrificare la vostra vita per il re e ridare dignità al popolo italiano. Se non lo volete fare, nessun problema, morirete in un'Italia repubblica di ladri, mafiosi, soprattutto servi della massomafia e del Vaticano e di Gesù. Ecco, sotto la cappella di sti 4 inciucioni tecnocrati europei. Inoltre, sappiamo che la gente sulle strade di Kiev ha dimostrato che non ha paura. Dobbiamo far fronte a questo anche con una risolutezza europea, unità europea. La posizione di questa assemblea è chiara. Mes Ukrainiu. Siamo con l'Ucraina. L'Ucraina è uno stato sovrano che deve essere libero di decidere del proprio futuro per il bene della propria popolazione. Nessuno deve minare tale diritto.
Siamo uniti nel nostro rispetto dell'indipendenza dell'Ucraina e della integrità territoriale dell'Ucraina. Esortiamo, certo, verso una de-escalation della tensione attuale, ma questo Parlamento è pronto a sostenere azioni concrete, rapide e forti, e lo facciamo in coordinamento con altre istituzioni europee e con la comunità internazionale qualora la situazione dovesse deteriorare. In conclusione, dobbiamo un forte segno di sostegno alla popolazione dell'Ucraina. Questa settimana questo Parlamento farà proprio questo. With regards to other... Per quanto riguarda gli... Quanto riguarda l'anima degli mortacci tua, vabbè ragazzi, comunque sia, ripeto, noi vogliamo dare una nuova possibilità agli italiani, l'ultima. Poi ovviamente, come qualcuno giustamente dice qui in chat, c'è chi mi segue anche solo per il valore giornalistico di questa trasmissione, e ringrazio anche quelli che fanno le donazioni, magari non condividendo appieno il discorso monarchico, perché magari ancora si illudono che forse la Repubblica, la Costituzione hanno ancora un valore. Illudete, nessun problema. Basta che ci vanno di soldi, che ci frega. Se volete illudervi, io non è che vi condanno, se vi piace credere Babbo Natale, la Befana e tutto il resto, continuate pure. Qual è il problema? Qual è il problema? Ci sono problemi. Ma voi Zagamiani, sapete che il 5 marzo ci sarà un altro evento importante ad Assisi. Ecco, qualcuno mi chiede, ma dov'è il luogo di ritrovo? Dovete informarvi voi, perché io non ho nessun contatto, la regola d'oro, la regola aurea dello zagamismo è non avere contatti con Leo Zagami. Quindi mi raccomando, informatevi presso quelli che sono i gruppi su Telegram, su Facebook, quello che è, e recatevi per una marcia pacifica il 5 marzo, pacifica. Quella di fine ottobre invece 2022 è o Roma o morte, e lì di pacifico non ci sarà assolutamente nulla, altrimenti rimanete a casa, va bene? Ve lo consiglio. Non avete capito che senza il metodo zagamiano siete perduti? Ecco perché l'unica vera marcia quest'anno sono due le marce, una ad Assisi, 5 marzo. Una marcetta, ma deve essere fatta bene, mi raccomando, perché vi state preparando, lo so, vi vedo che vi state preparando, ma fate le cose fatte bene. Dopodiché, fino a ottobre, o Roma o morte, si va, si combatte, si torna, vivi o morti, punto. Qualcuno mi ha detto, ma tu dici armiamoci e partite, poi dopo noi ci stiamo comunque muovendo in maniera differente, qui in Italia non vale quel metodo. Ma che cazzo di metodo, siete dei coglioni totali. Roma va rimessa a ferro e fuoco, come fece Nerone. Questa è la verità, perché questa città è maledetta. Se questi quattro coglioni peracottari che hanno fatto questa manifestazione con Pappalardo Pappagone e tutti gli altri credono che Roma possa aiutarli, che qualcuno possa addirittura portare da mangiare al presidio lì, vi state illudendo. Quindi eccoci qua, non ho capito, qualcuno dice, sei serio? Scusi, Mauro, ma lei sa cos'è lo zagamismo? Lei conosce la filosofia del sottoscritto? Se non la conosce si informi, legga anche i nostri lavori letterari, che sono non pochi, tra cui l'ultimissimo, questo qui, Papa Francesco, l'ultimo Papa, che è un libro... Ma se volete saperne di più sullo zagamismo, io consiglio il volume 2 in particolare. C'è anche il volume 3, però, che è molto buono per altri motivi. Il satanismo in Vaticano, soprattutto per capire veramente dove si annida il satanismo in Vaticano. E poi c'è il volume 1 per capire chi sono realmente gli illuminati. No, quelli, no, quelli finti illuminati. Ragazzi, forse non avete capito, perdere tempo non serve,
E invece pare che in Italia ci sia tempo da perdere, no? Andare dietro a sti pappalone, pappagone, pappalardo, franzoni, boiate varie. Guardate qui, guardate qui. Non esistono più. Una merda. Il primo che si lamenta è sanità. Perché lo sappiamo che cosa hanno fatto i medici, che hanno chiesto lo scudo penale per non essere indagati. Perché l'hanno chiesto? Sono forvieri, diciamo, un lavoro stipendio, domani sarete sostituiti. Che cosa vogliamo pulire? Le coscienze zozze questi criminali. Che teatrino ignobile. E voi credete che andare lì piagnucolando a Roma di fronte alle guardie e cose ne possono cambiare? Ma forse non avete capito allora con chi cazzo state parlando. Questi non si smuovono, questi non vi hanno fatto neanche una concessione in 2 anni di manifestazioni. Lo volete capire, sì o no, coglioni? Non agire, colpevolezza, dicono della regia. Chiedo scusa, Sileri, quando parlava Berli, del denaro. Non si sono avvicinati perché sapevo che prendeva penate. Con voti, con tutto il resto! E noi ci teniamo. Ma come cazzo? Arriva! Qualcosa va arriva! Non è difficile! Non è difficile, qualcosa va arriva. Ma che cazzo va arriva? Se anche tra di voi ormai cominciano ad esserci dei dubbi sul metodo pappalardoso, guardate qui un certo Dario, un personaggio che è molto seguito, ha fatto un video in cui ovviamente anche lui ha detto delle cose assurde. Andiamo a sentirlo un attimino. Però ha detto anche delle cose giuste, perché non c'è strategia a Roma oggi. Però questo ancora crede che si può fare la rivoluzione, che praticamente Draghi se ne va via tranquillamente. Tutto questo senza neanche sparare un colpo di pistola. Ma che cazzo vi dice il cervello? Ma vi scureggia? Voi il cervello vi scureggia? Avete dei problemi di aerofagia cerebrale voi, ecco. Buonasera, buonasera a voi. Allora parliamo un po' di quello che sta succedendo a Roma. Da stamane era stato ampiamente preannunciato... C'è in atto un presidio esattamente in piazza Venezia, molti non sono potuti arrivare perché bloccati dalle forze dell'ordine, sia quelli che hanno cercato di scendere con i camper, con le macchine, con i camion, sono stati bloccati. Qualcuno ha cercato di parcheggiare i propri mezzi, di andare a piedi a piazza Venezia. Altri non l'hanno fatto, sta di fatto che numericamente non sono molti, questo però non mi esime dal non applaudire quelli che invece sono lì. Ecco, lui, lui applaudisce quelli che sono lì. Allora andiamo a vedere un attimino, questo ovviamente si vede che c'è la faccia proprio da comunista, da sinistrato, da coglione totale, ma questo d'altronde è il pubblico purtroppo che avete in Italia, un pubblico di gente assurda. Cioè andiamo a rivedere un attimino chi sono questi personaggi che sono scesi in piazza oggi, guardate qua. La poracitudine e pochezza e inettitudine italiana tutta in mostra oggi a Roma, la mia città.
Io prenderei a sberle sia i poliziotti, sia quelli che partecipano a queste manifestazioni. Siete tutti dei coglioni, in blocco. Vedo che non c'è nessuno. Complimenti, perché solo gli italiani normali lavorano dal lunedì al venerdì, loro dal martedì al giovedì. Noi siamo qua fin quando non ci darete una risposta, in presidio permanente. Io sto qua e nessuno mi può dire di andare via. Ecco, praticamente il suo presidio permanente di questi tre disperati dovrebbe cambiare l'Italia, si stanno mettendo paura, c'è Draghi che si sta cagando a mano. Chi dorme qua? Chi dorme qua? Domani ci sarà un'altra manifestazione. Un'altra domani, un'altra, ma andiamo bene. E vediamo se siamo quattro gatti, non c'è più tempo di comizi, ora vogliamo le risposte! Continuiamo con quest'altro scappato di casa, Dario Orgoglio Italiano, un coglione di quelli proprio, se lo vedessi non potrei che dargli un bel pugno in faccia. Sono lì a Piazza Venezia, passeranno lì la notte, è chiaro che vanno aiutati soprattutto... chi li aiuterà? A questi qui, chi è che li deve aiutare? Chi li aiuta a questi qui? Scusate, ma non avete capito che i romani sono una manica d'infami di sinistra, che sono veramente i peggio? Purtroppo Roma sono i peggio ormai, è così, ormai sono decenni che Roma è proprio pervasa, proprio nel DNA romano proprio. Poi soprattutto ricordati, Roma sta pappa e ciccia con il clero, sono tutti sotto la cappella del Santo Padre e di quelli che stanno là, hai capito? Quindi chi cazzo gli deve portare da magnasti quattro scappati di casa che stanno a Piazza Venezia? Parte di quelli che hanno la possibilità, perché magari sono appunto di Roma. Qualcuno dice questo ragazzo, prima cosa, non è un ragazzo, questo ci avrà minimo 60 anni per gamba tra un po'. Cioè, ma quale ragazzo? Persona per bene, ridicolo. Dintorni, che è un po' più semplice. Ora, vedete, io ritengo che la strategia per certi versi che non c'è, e quella che c'è è sbagliata. In particolare ho sentito ancora una volta il generale Pappalardo parlare di arresti, parlare del... Questa cosa c'ha ragione, ma ripeto, sarà pure una brava persona, se uno lo conosce magari per strada, il solito terbenista addormentato del nord, no? Salve, prego, molto cordiale, molto così, un po' frufru, mi sa. A noi servono gli uomini veri, a noi serve la gente con le palle, a noi serve la gente disposta a morire per un ideale, non questi buffoni. Allora, se l'hai conosciuto, che tipo è? Una brava persona, una persona a modo. Ma con questo perbenismo io purtroppo non posso salvare l'Italia. Se vi dovete rendere conto della vostra inettitudine, se vi mettete nelle mani di questi personaggi. Il fatto che ha consegnato al questore l'arresto del presidente Mattarella, l'arresto dei poliziotti che lo hanno bloccato mentre arrivava a Roma. Io vorrei dire ancora una volta al generale Pappalardo che questa non è la strada, non è la strada. Cioè... Non è la strada, è la strada quale sarebbe, scusa? Ecco, la strada ce la dice lui. Adesso sentiamo un attimino la strada. Siete pronti, ragazzi? La strada. Che robetta. Qui toccherebbe partire con un po' di musica, però c'è un po' di musica nel background, perché la strada è lunga. Vabbè. Questo convince poco le persone che dovrebbero scendere in piazza con lui, e questo in fondo però è anche irrilevante, perché la cosa che vorrei dire subito è che ormai noi non possiamo decidere di fare la protesta, la rivolta, solo con quelli che ci piacciono, solo con quelli che dicono cose che a noi stanno bene, che condividiamo. Non è così. Neanche in Canada, come ho già avuto modo di dirlo, hanno fatto in questa maniera.
evidente che dobbiamo solamente unirci intorno ad un obiettivo, perché se l'obiettivo è mandare a casa Draghi e i suoi, va bene chiunque, chiunque soprattutto abbia la possibilità e le potenzialità di fare numero, di portare a Roma tanta gente, chiunque sia, va bene. Poi però bisognerebbe avere una strategia e credo che sia poi in fondo anche abbastanza semplice, cioè bisogna avere una richiesta, almeno una, no? Perché basterebbe una, perché poi chiedere troppe cose non va bene, cioè è già difficile ottenere che ci rispondano in maniera affermativa su una, figuriamoci se i punti sono di più, le possibilità diminuiscono di certo. E poi bisognerebbe costituire bene o male un comitato, no? Un comitato di un movimento d'azione. Io è da tempo che lo chiamo movimento popolare d'azione, che deve avere solo l'obiettivo di fare un'azione, appunto di fare in modo che questo sistema cada, possa cadere, e con esso anche tutte le discriminazioni e le restrizioni nei confronti dei cittadini. Allora, per essere concreti, no? Perché qui un'altra cosa che manca è la concretezza. Parliamo, facciamo video, facciamo manifestazioni, però poi alla fine le cose concrete non ci sono, o se ci sono come... Ecco, hai detto la cosa giusta. Le cose concrete non ci sono, non ci saranno mai con dei cialtroni come voi. Ecco, voglio fare una domanda a quella persona che in chat ha detto: io ho conosciuto questo personaggio. Allora, io vorrei capire come una persona del genere può aiutare gli italiani, perché sta praticamente confermando la sua inettitudine, la sua pochezza, il suo non poter fare un cazzo, perché tanto sei un chiacchierone che sta qui in rete, cosa vuoi combinare? Adesso poi cominciano i camionisti italiani, si stanno cominciando a svegliare, i camionisti italiani vogliono imitare i camionisti canadesi, andiamo a vedere cosa sta accadendo. Non ce la facciamo più, noi a casa non riusciamo più a portare neanche più lo stipendio, non ce la facciamo più, dobbiamo trovare una soluzione, alla committenza non ci possiamo più rivolgere, ci dobbiamo per forza rivolgere allo Stato, altrimenti noi da stasera non da stasera spegniamo i camion, ragazzi, che cosa volete fare? I camionisti italiani, quelli con cui ho avuto già a che fare durante l'epoca dei forconi, sono quelli che poi arriva il politico di turno, gli dà quattro soldi al capo del sindacato, dell'organizzazione che mettono in piedi e tutto si risolve, perché sono fondamentalmente dei corrotti. Non potete fare un cazzo, cari camionisti italiani, allora cioè, stai lì a parlare con la mascherina, ma levati sta museruola! Cazzo, levati sta museruola, camionista di merda! Levati sta museruola, camionista italiano di merda! Io parlo a nome di tutta l'Italia, fermiamo i camion, conviene più a tenerlo fermo nel parcheggio e non a mettere in moto, io a casa ho moglie e due figli da mantenere, quindi o spegniamo i camion... Ma te li dobbiamo mantenere noi due figli, se tu vuoi salvare la tua famiglia, tu diventi uno zagamiano, ti unisci alla nostra rivoluzione, vieni con tutti i tuoi amici camionisti ad Assisi il 5 marzo e mostri il tuo supporto per quella che è una vera iniziativa, non le vostre buffonate, l'iniziativa per una guerra civile vera, per distruggere una repubblica che vi ha dato solo, vi ha ingannato dal 46 in poi e vi ha offerto solo menzogne, falsità e corruzione, perché questo è purtroppo ciò che vediamo ogni giorno, un'Italia corrotta, e i camionisti non sono, secondo me, i camionisti che vedete qui in America o in Canada, che quando dicono una cosa la fanno. Voi state cercando praticamente di alzare un po' di interesse sulle vostre storie, anche perché comunque è vero che la benzina, il diesel, i prezzi si alzano, ma si alzeranno per tutti e saranno cazzi vostri.
come sanno i cazzi di tutti gli altri che non hanno voluto dare retta a Leo Zagami, che sono sei mesi che vi dice che tra un po' il gas e la benzina, boom, il delirio succede con la guerra. E voi no, no, ma non ci sarà mai la guerra, non ci sarà mai. Tanti prezzi sono saliti. E bollette come sono le bollette, italiani? Italo-italiani, come sono le bollette? Eh? E poi cosa significa tutto questo? Significa un aumento dei prezzi al negozio, no? Vai andare al negozio, al supermercato, la signora si lamenta, oh, ma guarda qui i prezzi come sono saliti, ma mannaggia, ma speriamo che questi politici possano aiutarci. Non vi possono aiutare, signora cogliona, bisogna sparargli in bocca ai politici. Però, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, io vi sto mostrando quello che tra un po' sicuramente accadrà anche in Italia. Perché? Perché vogliono semplicemente seguire un po', no? Diciamo, l'onda, no? L'ispirazione che dalla Canada si muove, la Nuova Zelanda, Francia, e loro si vogliono gettare nella mischia. Anche perché comunque sia, voi i camionisti si renderanno conto che la vita è bella difficile nei prossimi mesi. Quindi unitevi a una causa seria, unitevi a una causa seria, cari camionisti. Finitela di fare i buffoni, finitela di andare appresso ai Salvini della situazione, alle sinistre e via dicendo. Finitela. Mettiamoci le case nostre, oppure qui, se mettiamo in moto, falliamo, ci dobbiamo vendere tutto quello che ci hanno dato i nostri genitori, e io non c'ho da vendermi più niente. Quello è il prezzo, ragazzi, guardatelo, 1,759, io metto 1000 litri di gasolio, c'ho 1750, c'ho un 400 euro in più, nel giro di 15-20 giorni. È quasi triplicato, per cui il governo deve impegnarsi a ridurre il costo, non c'è la possibilità di avere ancora qualche centesimo di riduzione delle accise, dobbiamo ritornare ai tempi che c'erano, quindi il governo, il Ministero degli Esteri deve impegnarsi soprattutto verso i paesi produttori per cercare di ridurre il costo del gasolio. Allora, forse questo è una... Beh, poraccio, fa il camionista. Il camionista, diteglielo al camionista che sta per esplodere la terza guerra mondiale e che i prezzi ormai andranno su e ci sarà il delirio e voi farete la fila alla Caritas se avete il Green Pass, ovviamente, perché senza Green Pass la fila Caritas non si può fare. Quindi questa è la verità, questa è la verità. Carburanti, caro ad blue, il caro contributi, autostrade, gomme, tutto ha aumentato, tutto non si può, cioè non si può andare più avanti. E allora perché non fate la rivoluzione zagamiana? Perché non mandate a fare in culo la vostra repubblica in questo modo? Perché? Mi raccomando, camionisti, voi siete dei lavoratori che lavorano veramente, fate culo così, io ho massimo rispetto per i camionisti. Ma l'esperienza purtroppo che ho avuto con voi, quando l'Italia poteva essere veramente cambiata, all'epoca dei forconi, è stata una brutta esperienza, perché ho visto che voi siete stati i primi a vendervi al nemico, i primi, va bene? Questa volta dovete fare un pochino più sul serio e soprattutto dovete capire che bloccare l'Italia solamente non servirà, bisognerà metterla veramente in croce questa Italia. Bisognerà fare una guerra casa per casa, perché purtroppo i corrotti, i mafiosi, i camorristi, gli andranghetisti, i mafiosi che supportano lo Stato di questa massomafia sono in ogni dove e vanno ricercati, presi e eliminati. Quindi che cazzo dobbiamo fare qua? Cioè, una situazione ovviamente assurda. Assurda.
senza speranza, ma c'è Speranza però che vuole portare il suo successo con il Bazzino in giro per il mondo. Speranza Tour, ecco qui, Speranza Tour. Enjoy il signor Speranza Globale. Ecco, lo chiameremo il signor Speranza Globale. Eccolo qua. Ne saremo fuori soltanto quando ogni paese ne sarà fuori. E così come abbiamo sviluppato un impegno enorme nel nostro paese, in Europa e in Occidente, dobbiamo lavorare dentro una sinergia globale, internazionale, molto solida e molto determinata, perché questa sfida di una grande vaccinazione globale venga portata in ogni angolo del pianeta. E ancora oggi, purtroppo, ci sono troppi pezzi del mondo. Ci sono troppi pezzi del mondo, ci sono anche troppi pezzi di merda come te. Quindi un saluto al nostro, la storia nostra, Andrea, abbiamo già salutato all'inizio del programma, poi magari quando arriva in onda te lo puoi rivedere il saluto che abbiamo fatto a te e alla tua bella Elena con cui oggi sei a cena, credo, a vedere l'Esule insieme, perché adesso anche le coppie si guardano l'Esule insieme. È bello potersi vedere l'Esule insieme. L'Esule con la propria amata, non è male, oppure con un'amica, perché no? Perché no? O con gli amici, un gruppo di amici, state lì, fate un goccio di vino, godetevi la vita un pochino, ragazzi, perché tra un po' del futuro non c'è certezza. Ma lo so, Andrea, che tu sei un vecchio playboys, però ripeto, del futuro non c'è certezza, quindi godetevi un po' la vita, trombate, bevete, fumate, fate come cazzo vi pare, perché tanto. Speranza in tour, speranza nel mondo. Percentuali residuali, e questo è brutto, sbagliato sul piano etico e sul piano valoriale, ma è anche sbagliato sul piano sanitario, perché può lasciare la possibilità che nuove varianti più sfidanti possano presentarsi al nostro cospetto. Ah, le varianti che si presentano, ma lo so che sono il gambino. Andrea, qui si scherza, qui stiamo sull'Esule, qui ci pigliamo per il culo tutti quanti, un po' di senso dello humor, zagamiano, porca puttana. Abbiamo anche il ragionier Baggoi, ogni tanto vedo che praticamente inserisce lo stesso messaggio, poi dopo 5 minuti fa tipo loop e reinserisce lo stesso messaggio, poi è tipo mantra, il mantra di Valgoi. Bravo Valgoi, è un grande ragioniere Valgoi, poi dopo li troveremo magari oggi nel mai dire YouTube. Intanto io vorrei ringraziare tutti coloro che ovviamente ci sponsorizzano, e siete voi, gli sponsor siete voi. Oh, cacciate i soldi ogni tanto. Anche un euro, non è che un euro, a che vi cambia la vita? Un euro su GoFundMe, su Fundly, PostPay, Cash App se siete addirittura in America o in Gran Bretagna. Le varianti, ma guardate, quale sarà l'ultima variante, come si chiama? Si chiama comunismo l'ultima variante, quella proprio è quella peggiore, la variante comunista è la peggiore tra le varianti. Poi c'è la variante Pappalardo, ma quella è una variante leggera, cioè praticamente la curi con una risata, la variante Pappalardo. Oggi, ragazzi, sono andato nel deserto a ballare in macchina, non ci fate caso. Lo sapete che ho fatto? Praticamente ho acceso la radio e c'era la radio dei Froci de Palm Springs mentre andavo nel deserto e ho cominciato a ballare. E famosi due risate ogni tanto, no? Anche perché, ripeto, siamo all'alba della terza guerra mondiale, che voi ci crediate o meno, e allora Zagami se fa un balletto in macchina. Eccomi qua. Ok, the desert dance of Leo Zagami. Momento. Oh. Oh my god. Go! You should stop the car and get out. Okay.
e sarà rimisti Cerrone, pensa a fa. Momento! Comunque, nella corte di Re Leo ci sarà un ministro, il ministro del suono, perché ragazzi, la musica è una cosa seria e quindi noi taglieremo tante teste quando si parlerà di musica brutta, di musica cattiva, andremo proprio a cercarli casa per casa quelli che veramente che fanno musicaccia, proprio, li andiamo proprio a cercare perché distrubo, ecco, diciamo che il suonare cattiva musica sarei equiparato al disturbo della quiete pubblica. Cioè, se suona di musica buona, beh, potremmo pure lasciare stare. Certo, non potete rompere i coglioni dopo una certa ora. Se siete in un contesto, no? Per il rispetto della gente. Però se suona di musica di merda, pure a mezzogiorno, beh, veniamo a cercare a casa. Il ministero del suono. Che cazzo sta suonando lei? Ah, lei sta suonando un disco di Claudio Baglioni. Mettetelo al muro. Fucilatelo! Subito! Seduta stante. Quindi ecco, dovremmo ovviamente riaprire il Red Zone, locale dove anche lavorate il vostro Re Leo. Riapriremo anche il Goa di Roma, insomma tutti i grandi locali. No? Proibito assolutamente il reggaeton. Il reggaeton praticamente, se suonate il reggaeton, veramente, vi mando la speciale. Vi mando in ox a casa se suonate il reggaeton, porca puttana. Quindi sarebbe, poi c'è musica buona comunque nel regno di Re Leo, sono abbastanza aperto, musica di tutto il mondo, anche non ho problemi per quanto riguarda anche suoni, diciamo, etnici, cose, non ho assolutamente, li apprezzo, ma la musica tipo reggaeton veramente, ragazzi, oppure la trap, a trap vi intrappo a casa, anzi per tutti gli artisti trap, campi di riformazione mentale, dove vedrete praticamente proprio riprogrammati, perché se andate appresso alla trap vi devo mandare in un campo di riprogrammazione mentale. Anche chi mette Gigi D'Alessio dovremmo metterlo al muro, è una cosa grave, è una cosa grave, Gigi D'Alessio veramente è una cosa grave. E poi i neomelodici, inizieremo una guerra che praticamente di pari passo con l'eliminazione della camorra elimineremo i cantanti neomelodici, cioè uccideremo i boss e i loro cantanti. Che figata, ragazzi! Avete capito come? Il piano di rinascita, non quello dei Gelli, ma quello dei Zagami, include anche l'eliminazione di tutti i cantanti neomelodici. Lo so. Che volete fare? Ognuno c'ha Gia Cinquetti, adoleremo quella di una volta, vabbè ragazzi, no, ma le cose la musica di una volta va pure bene, a me piace pure, io quando sento delle canzoni anche di Sanremo anni 60, 70 va anche bene, cioè poi ragazzi, ci sono dei classici che comunque hanno saputo portare l'italianità nel mondo, anche lo stesso Albano o Toto Cotugno, ma portavano l'italiano nel mondo, cioè l'italiano quello col cazzo duro che andava nell'est e si faceva le sue belle trombate. Adesso ci sono i Maneskin, quattro finocchi. Sinceramente, ragazzi, io questa roba non. Achille Lao, questa gente, tutti eliminazione. Fedez, poi veramente, Fedez proprio arrestato Fedez immediatamente. Che dobbiamo fare? Vasco Rossi, ragazzi, c'è chi piace Vasco Rossi, sinceramente io ho avuto un'esperienza negativa proprio con Vasco come persona, una sera di tanti anni fa all'Alien, quando a un certo punto eravamo lì con il suo gruppo, poi a un certo punto uno di loro fece il coatto, alzò la pistola e sparò dentro alla sala VIP dell'Alien, una cosa allucinante, lasciamo perdere. Vasco Rossi, un drogato, troppa droga, Vasco. Poi soprattutto se gente è sinistrata, ma proprio sinistrata nel cervello. Preferisco Toto Cotugno a Vasco Rossi. Pensate un po'. A questo punto preferisco proprio umanamente, almeno si vede che la poracitudine di Toto Cotugno si vede in faccia, è personaggio così, no? Ma Vasco Rossi.
è proprio un sinistrato di merda. Allora, miei cari, poi soprattutto è uno, Vasco Rossi, che è legato molto al mondo della massoneria progressista italiana, anche nei suoi video a volte ha messo messaggi ben belli viretti e simbolici sul suo aggancio. E Pupo c'è, Pupo che io fa Pupo, perché Pupo fa il cantante ancora, dai, per favore, Pupo ormai, poverino, si è giocato pure le mutande, poi c'ha due mogli, massimo rispetto per Pupo, massimo rispetto per Pupo. Allora, miei cari, io vado avanti. Vedo che vi è piaciuta però questa disquisizione sul Ministero del Suono italiano. E ci sarà musica molto seria, ragazzi. Gianni Morandi veramente potrebbe far gelato al cioccolato con Pupo, però, perché a lui apparentemente è uno che è un mangiamerda Gianni Morandi. Devo dire però, ecco, una volta mi trovai nella villa di Gianni Morandi di notte a fare una registrazione nel suo studio di registrazione, registrai un set da DJ, mi ricordo, correva l'anno 2000 forse, 2001. Fu gentile, mi ospitò lì nel suo studio, c'era un paio di piani, mi mise a fare sto set, non ho capito, c'era di mezzo forse il figlio, non mi ricordo, è passato un sacco di tempo, però è una bella villa, devo dire. Allora, miei cari, andiamo avanti, il gelato te l'hai fatto, allora andiamo avanti perché... Vedo che però, ragazzi, state proprio titoli, musica, manetta, di tutto e di più. Tanti personaggi poi che ho conosciuto anche, fortunatamente, visto il mio mestiere precedente, se vogliamo, la mia passata vita come produttore discografico, ho conosciuto tanta gente del mondo della musica, devo dire che, insomma, mi sono anche divertito. Ripassiamo però al personaggio di prima. È quella sicuramente lodevole di andare in Piazza Venezia oggi a Roma, manca però di un pezzo, manca appunto della strategia. E quale sarebbe questa strategia? Ce lo spiega Dario L'Orgoglio Italiano qua. E quindi cosa andrei a rivendicare? Ma ad esempio la butto lì, è una mia idea, poi potete condividerla, non condividerla, ce ne possono essere altre molto migliori. Io andrei a chiedere a questo governo dicendogli: caro governo, noi ti chiediamo una cosa molto semplice e fin quando tu non ci darai delle risposte affermative, noi da qua non ce ne andiamo. Quella, ad esempio, il 31 di marzo, quando finirà l'emergenza, siccome a quel punto non ha più senso e ancora di più da un punto di vista della Costituzione non ha più senso togliere il Green Pass. Ecco, ma toglierlo ovunque, chiaramente. Ecco, io inizierei a fare una richiesta simile. Perché il resto, arrestare Mattarella, arrestare i carabinieri, fare azioni di questo tipo qui, non avere nulla di concreto in mano, ognuno che parla, eccetera. Vabbè, ci sei arrivato pure tu, cioè, veramente. Ma solo che non riesco a capire come si ottiene tutto questo... Poi qui si continua a parlare anche di musica, Gigi D'Agostino, ci ho lavorato anche insieme al Duplé tanti anni fa, Daft Punk ho conosciuto personalmente in Francia, ho ancora una copia di un loro promo con la scritta proprio a mano, con la penna dei Daft Punk, grande gruppo, e vennero a una mia serata, mi ricordo il mercoledì sera, io a quei tempi suonavo i dischi in un locale a Parigi il mercoledì sera, e c'era Laurent Garnier, Daft Punk, c'erano tutti, io per un periodo ho lavorato anche lì a Parigi, e poi c'erano tanta altra gente, qualcuno mi dice hai conosciuto Michael Jackson, ma ho conosciuto il suo produttore Quincy Jones, e ho avuto la possibilità a un certo punto di essere in uno studio di registrazione che stava lavorando su un disco di Michael Jackson, cioè praticamente sono 48 piste con il master di Michael Jackson, con la sua voce registrata a più livelli. È stata un'esperienza un po' particolare, devo dire. Niente male. Continuiamo con questo personaggio, Dario Orgoglio Italiano. Dai, Orgoglio, dici di cosa dobbiamo essere orgogliosi. Due cose. Un comitato, però attenzione,
L'ho già detto oggi, per carità, non me ne vogliano, lo so che poi qualcuno si lamenta, ma come tu critichi quello, quell'altro, su e giù. No, io guardo in faccia alla realtà e dico, vanno bene i Marco Liccione, vanno bene i Zeno, vanno bene i tanti organizzatori che hanno fatto in modo che scendessero in piazza tante persone, però per andare a portare avanti una strategia, per confrontarsi, per fare una trattativa, ci vogliono persone preparate, qualificate. Ce ne sono tante. Qualcuno ha detto se ho conosciuto Iron Maiden, io ho conosciuto ai tempi Saxon Iron Maiden in un festival a cui venne invitato dalla EMI, un festival, adesso non mi ricordo, vicino Londra, mi ricordo il posto, però mi venne dato il pass del backstage. Praticamente il concerto io manco me lo so visto, io ho passato il tempo nel backstage, mi sono divertito tantissimo però a giocare a biliardo con tutti i vari musicisti e cose, birra, rotta di collo, delirio. Sì, ogni tanto ci si divertiva, negli anni 80 soprattutto, grande periodo, ma anche negli anni 90 ci siamo divertiti, soprattutto in Russia. Ecco, io in Russia diciamo che sono stato l'artista più importante, voi non lo sapete, però se andate a chiedere ai vostri amici russi, io dopo Albano e Romina e dopo il periodo degli anni 80, tutti questi grandi artisti della canzone italiana, io fui il primo invece a portare proprio sulla musica elettronica in Russia e lavorai tanto, per tanti anni in Russia, sono stato ospite, il primo non russo a parlare sulla radio nazionale russa, no, praticamente utilizzato anche una mia traccia come sigla per una televisione per una trasmissione televisiva, e poi ho condotto anch'io una trasmissione sulla televisione di San Pietroburgo, tanti programmi in radio in Russia. No, devo dire che che dice Cristi? Mi piace la musica anni 80. A te ti piace la musica anni 80, vero? Sì. L'elettro soprattutto a te ti piace, Sì, sì, tutta la musica anni 80. Beh sì, la musica anni 80 c'è bella roba, sì, assolutamente. Sì, poi c'è anche il mio nome, Li Tong, no? Delle pandemie si ricorda di Li Tong. Li Tong era un'altra delle mie, diciamo, utilizzavo vari nomi per le mie produzioni. E ho conosciuto anche Depeche Mode, con cui sono stato a pranzo una volta, ed è stato un bel pranzo. Sì, un pranzo che poi era un pranzo... mi sembra a un matrimonio, quindi li conobbi a un matrimonio, allora pensate un po' come conoscete i Depeche Mode a un matrimonio, e mi regalano tanti dischi della Mute, divenni molto amico del loro label manager. Uno dei primi dischi che comprai era di Depeche Mode nel 1983-84, People Are People, un picture disc, 12 inch, uno dei primi dischi, maxi singolo che mi potei permettere allora, molto bello, lo comprai da Goody Music, aveva praticamente questa particolarità di essere su un vinile fatto in che sembrava marmo, non era un vinile nero, molto bello. Non sono quelle che abitualmente organizzano e scendono in piazza, quella è una parte del lavoro. Vedete, esattamente quello che non ha capito e non sta capendo Matteo Salvini. Matteo Salvini è andato benissimo per ottenere il consenso, perché qui lui sicuramente è uno dei migliori, ha la capacità di entrare in sintonia col popolo, di convincerlo. Poi però, quando bisogna fare il passo successivo, ci vogliono persone che sono sì, devono essere dei patrioti e non avere chiaramente dei secondi fini, ma devono avere la preparazione, la cultura. Ecco qui ragazzi, viene praticamente il clou dell'orgoglio qua italiano, del nostro Dario Orgoglio Italiano, quando ci dice secondo lui chi dovrebbe dirigere l'Italia. E qui ragazzi preparatevi, perché è veramente il delirio vero. Per portare avanti una strategia. Ecco. Perché guardate che poi non basta abbattere Draghi e abbattere il governo, e poi bisogna avere anche la capacità di costruire, perché altrimenti poi facciamo la fine della Libia, no? Vi ricordate? Ecco, a un certo punto qui mi è partita la telecamera. Oh,
Ma che c'è sta telecamera oggi? Ma che cazzo mi stanno sabotando? Ogni tanto vedo che gira qua. Vabbè. Di abbattere Gheddafi, una volta che lo ha proprio eliminato a Gheddafi, questo chiaramente ci mancherebbe altro, non è il nostro intendimento, a noi basta dire al signor Draghi: prego, accomodati e vattene perché non ti vogliamo. Poi lui può e deve tranquillamente andare al suo paese a godersi la sua pensione. Questo deve essere chiarissimo. Ah, cioè secondo lui l'Italia non deve finire come la Libia e il nostro Mario Draghi deve essere capace di poter tornare al suo paese, lì dove cazzo si trova la sua villa nel Ternano, a godersi la pensione. Avete visto quanto è perbenista, quanto è bravo questo signore, ma quanto è bravo, ma quanto è delicato, vuole anche, capito, dice bisogna che Draghi possa... La sua pensione. Draghi deve essere mandato minimo su un'isola come fu per Napoleone, cioè deve essere mandato proprio, cioè dobbiamo far pagare, ma che cazzo ci avete nel cervello? Questo invece, proprio perbenista, si deve godere la sua pensione, Draghi. Chi sordi nostri. O in questo caso il presidente del consiglio, bisogna avere anche la capacità di costruire, altrimenti quasi quasi diventa peggio. E quindi ci vorrebbero delle... Quasi quasi diventa peggio. E quindi vediamo lui cosa ci propone l'orgoglio italiano. Persone che siano capaci di assumersi queste responsabilità e devono per forza essere delle persone preparate. Ripeto, quello che sta succedendo a Roma va bene, però ci vogliono persone preparate. Adesso vediamo chi sono queste persone preparate. Bisogna fare quel passo in più. Devono creare un comitato di persone qualificate, capaci. Oggi ho fatto alcuni nomi, no? Il nome di Fusillo. Fusillo! Potrei fare il nome di Colombini. Colombini, il maestro. Con tutto il rispetto, perché mi sta pure simpatico, ma questi sarebbero i personaggi da proporre per un ipotetico governo d'emergenza italiano. Fusillo, ma che cazzo potrei fare il nome dell'ingegner Negri? Ce ne sono tanti. L'ingegner Negri, quel pazzo scatenato che aveva. Ma che cazzo c'ha nel cervello questo? Ma che cazzo hai nel cervello? Pagato, ti scureggia, ariofagia cerebrale. Ti li conosciamo, no? Sì, questi li conosciamo, infatti sono dei buffoni, li mettiamo su Mai Dire YouTube eventualmente, ma non sono personaggi, statisti. Questa gente a livello internazionale farebbe ridere ancora più di un Di Maio che domani va a Mosca, perché ragazzi, Di Maio ha il coraggio di andare a Kiev a Mosca, forte del suo essere bibitaro. Salveremo l'Italia. Cioè voi non avete capito un cazzo, a voi aver rovinato l'Italia mandando degli inetti al governo come i 5 Stelle non è servita un cazzo, adesso volete mandare ancora ancora più coglioni, cioè siamo proprio al delirio. Hanno la capacità per portare avanti una trattativa, per mettere giù una strategia semplice, io ho detto qual è il mio pensiero, no? Poi può essere condiviso e non condiviso, questo è quello che secondo me ci vuole. E poi ripeto, chi se ne frega se c'è Pappalardo, Franzoni, dei quali non condividiamo idee, strategie, eccetera. Per andare ad abbattere un sistema basta essere d'accordo appunto su questo punto, poi se sugli altri, sulle modalità, sui comportamenti non siamo d'accordo, è meno importante in questo momento, altrimenti noi non scenderemo mai in piazza numerosi. Se pensiamo sempre che l'altro non va bene, che quello non ci piace, che quello però è amico di quell'altro, noi staremo fermi al palo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Mazza, che roba, eh? Adesso vorrei sapere da voi zagamiani e non che state seguendo questa trasmissione, se vi pare possibile che l'italiano medio possa sentire queste persone
e credere ci sia magari una possibilità di salvezza per l'Italia. No, non è possibile. Vedi sta gente, dici, ma questi sono tutti la manica dei buffoni. E quindi a quel punto magari ti accodi alla massa, perché tanto l'italiano medio è talmente pecora che si accoda alla massa. Il palo, infatti, glielo ficchiamo nel di dietro, oppure lo appendiamo direttamente a un palo, a un coglione del genere. Cioè il discorso è perbenismo, il perbenismo non salva l'Italia, l'essere cordiali, di buone maniere, tutto quello che volete, però poi se continuano a stuprare i vostri cervelli con queste stronzate e praticamente a castrare l'italiano medio che ormai è un coglione totale, allora lì ci vuole proprio la guerra totale e bisogna essere virili, virilità. Ecco, questo ci manca, no, sta gente, questa non è, cioè la virilità di questa gente, vedete un personaggio del genere, ma che virilità ha un personaggio del genere? Buonasera. Perché secondo voi che virilità ha un personaggio del genere? Domanda, faccio una domanda, voi donne che siete veramente, le zagamiane hanno le palle, forse più degli uomini, questo lo devo ammettere, le zagamiane le vedo ancora più combattive degli zagamiani. Infatti abbiamo dedicato alle zagamiane anche un logo, guardate che ve lo mostro qua, perché veramente le zagamiane dimostrano di avere più palle, paradossalmente, degli uomini. Ecco, voi donne, cosa ne pensate di un tipo del genere? Cioè, come cazzo fate voi a credere che... E poi Fusillo. Quello lì, il direttore d'orchestra, quell'altro coglione, l'ingegnere Ney. Ma io dico, ma vi rendete conto, ragazzi, che stiamo parlando di una guerra mondiale che sta per iniziare e voi avete a rappresentarvi sti poveracci. Ecco, di nuovo, viva le donne zagamiane. E soprattutto, ragazzi, io sinceramente non so come cazzo fate ad andare dietro a questi personaggi. Sono divertenti, ma alla fine ridere, però si può ridere fino a un certo punto, perché poi quando la benzina costerà praticamente 3 euro al litro tra 6 mesi, vi sto facendo un piccolo esempio di come potrebbero andare le cose, quando il gas, anche quello potrebbe schizzare a prezzi mai visti e già lo sta facendo. Io sinceramente non riesco a capire voi se avete voglia di ridere. E quello è il discorso. Avete voglia ancora di ridere con sti buffoni, uno peggio dell'altro? Perché sono uno peggio dell'altro. Io vi voglio fare vedere un attimino Pappagone in questa sua uscita. Perché dovete ricordare chi sono questi personaggi, vi dovete un attimo... Mussolini ha fatto la marcia quasi 100 anni fa, noi la celebriamo a fine ottobre 2022, ma Mussolini oggi con una repubblica non sarebbe andato da nessuna parte. L'unica forza che Mussolini aveva è che lui è arrivato in un sistema che era quello monarchico. Ecco perché dobbiamo eliminare intanto la Repubblica, se volete la decenza. Poi dopo si potrà parlare di altro. Cioè. Hai capito? Nicola, lui che è eversivo. Uno stronzo ha detto che lui è un eversore, che è un terrorista, e ha fatto la denuncia al tribunale. Max Massimi, facciamo nome e cognome. È Max Massimi. Questo signorino. Mi scusi, perché lo dovete sapere, il signor Max Massimi, Gino Massimi, parrucchiere di Roma, ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica nei miei confronti, dicendo che sono un circo, lo voglio spiegare, se no la gente non capisce la gravità della situazione. Che sono un eversivo socialmente pericoloso.
Max Massimi, belli capelli, ha denunciato questo bruffone dei Franzoni. Ma che cazzo c'avete nel cervello? Per favore, ma volevamo finirla con queste pagliacciate? Ma il circo deve chiudere. Non è possibile, questo non è possibile. Non è possibile. Zagamiane, ma questi uomini italiani, ma ce l'hanno piccolo, cazzo, non gli si alza manco più. Ok, questo l'ho messo per fare nero su bianco. Un GIP di Roma ha scritto la notizia di reato e ha chiesto per me le misure restrittive, cioè che io non possa uscire dal confine di Massa Carrara. Poi sarò convocato, cioè abbiamo già il numero di registro di un avvocato, mi convocano a discutere della cosa, porterò anche il generale. Sarò io a testimoniare contro Mac Massimi che lui è il terrorista e non il nostro bravo amico Nicola Franzoni. Vado a testimoniare. Capiate, ci sono questi elementi, chi segue Max Massimi è un nemico del popolo, avete capito? Perché io non mi sono mai sognato di denunciare nessuno in tutta la mia vita. Ma comunque su questo c'ha ragione, eh? Su questo c'ha ragione il nostro Franzoni, cioè Max Massimi è anche infame, se la fa con le guardie. Max Massimi è amico delle guardie e tutti quegli infami che vanno appresso a Max Massimi sono letteralmente servi di questi mercenari dello Stato. Max Massimi è un poveraccio, ma Franzoni non è molto meglio. Insomma, è una guerra tra poveracci. Sarebbe tutto molto divertente, ma siamo all'alba della terza guerra mondiale e tra un po' sia Max Massimi che Franzoni e Pappalardo mangeranno tanta merda. Magari potrebbero unirsi a Morandi, così faranno un bel pranzo pieno di merda. Per calunnia. Sì, lo so. Noi abbiamo aperto la calunnia contro il signor Max Massimi, la calunnia. Io ho detto a Nicola che prima del 20 novembre questo cialtrone ha telefonato a me e ha detto che voleva parlare con me Max Massimi e me l'ha detto Paravicini. Chi c'era? Rocco Di Mita. Dico, ma io veramente con questo cialtrone non ci vorrei parlare. E mi hanno detto loro, insiste che vuole parlare con lei, vabbè, che vuole questo. Facciamo la zoomata, eravamo in cinque. A un certo punto questi... Facciamo la zoomata. Ah, facciamo la zoomata. Lei deve convincere Nicola Franzoni ad accettarmi nella manifestazione del 20 novembre. Io ho detto, guardate, io conosco Nicola, e Nicola è un tipo un po' duretto. Vabbè, se volete ci provo. Ah, pezzo di merda, prima cerchi di fare la manifestazione con lui e poi dici che è un eversivo. Ma sei uno stronzo, sei un incoerente, un incongruente. Bene, io ho chiamato Nicola, Nicola dico, questo chi ha voluto parlare con me, io non ci volevo manco parlare. E lui mi ha detto mandalo a cagare. E io l'ho mandato a cagare. E adesso spunti fuori con questa denuncia. Risponderai di calunnia pesantemente. Perché andrò a testimoniare io al Tribunale di Roma a favore di Nicola. Però andando avanti, perché il 15 gennaio saremo a Napoli. Fantastico, cioè è in un mondo parallelo, c'è gente che crede che questi possano salvare qualcuno, non lo sa, che mondo è, un mondo ai confini della realtà, cioè veramente un mondo ai confini della realtà, questo è, fammi prendere un attimino qui, ecco, ho trovato il background giusto quando parlo di queste cose, mi serviva il sound giusto, adesso lo metto, secondo. In un mondo governato da Pappalardo Pappagone, in una dimensione nuova dove Franzoni diventa ministro degli interni. È ai confini della realtà, il panico, troppo, delirio, veramente il delirio.
Ci siete? Vedo che siete già a una certa ora ancora lì a sentirmi, molti, forse anche più di prima, quindi magari vi siete tutti avvicinati ai canali che stanno trasmettendo in questo momento la trasmissione. The Zagamen, canale ufficiale, sta trasmettendo questa trasmissione, Top Secret dello Zagami Show sta trasmettendo questa trasmissione e l'Esule canale ufficiale. Ma mercoledì non va in onda su Top Secret dello Zagami Show, non va in onda. Quindi se volete seguire l'Esule mercoledì, iscrivetevi ai canali di emergenza o l'Esule canale ufficiale. Ecco, devo ripetermi? No, mercoledì ci saranno quelli che, ma dove è Zagami? Ecco, non vi siete iscritti agli altri canali. Comunque, sì, è stato fortissimo vedere questo, diciamo, questo video con Max Massimi che denuncia Franzoni, difeso da Pappalardo, cioè siamo al delirio totale. Quello che sta accadendo a Roma in queste ore, il presidio permanente, tutte queste buffonate. Ecco, vorrei chiedere a Telesmunto, che una volta è stato anche, diciamo, partecipe della propaganda pappalardiana, cosa ne pensa del mio nuovo video qui, in cui io praticamente invito Pappalardo nel suo nuovo ufficio. Prego. Per coloro che magari non l'hanno visto all'inizio della trasmissione, visto che adesso siamo un po' di più, questo è il nuovo ufficio di Pappalardo nel deserto, nel Far West. Ecco qua. Buona visione. Davanti all'ufficio del maresciallo, il famoso Marshall, altrimenti conosciuto come O Maresciallo. Salutiamo il generale Pappalone Pappalardo. Questo è il suo ufficio, qui, nel Far West, dove puoi arrestare tutti. Via qua, Pappalardo, vedrai che qua ti diverti. Eh? Ti vedrei bene qua, Pappalone, Pappagone, Pappalardo. A presto. Bell'ufficio però, eh? Che ne dici delle sbutte del nuovo ufficio che abbiamo trovato di Pappalardo adesso nel Far West? Ce lo vedo bene vestito da cowboy, visto che lui poi indossa il cappello, si mette il cappello da cowboy e fa lo sceriffo. Arresto tutti, e lo sceriffo può arrestare tutti, quindi insomma lui deve fare lo sceriffo, ecco, quindi veramente il delirio. Diciamo, davvero vogliamo perdere ancora tempo parlando di un barbiere funestato da lampada di auto, imbecille totale. Sì, vabbè, non è che poi gli altri sono molto meglio, però Andrea, hai visto, no? Perché Pappalardo e Franzoni, insomma, è una guerra tra gente che non ci sta bene con la testa. Sì, prossima volta infatti cappello, sigaro e pistola proprio. per la sfida con... facciamo una sfida... Sapete che questo luogo dove mi sono recato per festeggiare il San Valentino è praticamente un luogo dove hanno girato anche molti film spaghetti western italiani, eh? Pensate un po', era un luogo utilizzato per girare i film western negli anni 40 americani, poi i western erano entrati un po' in crisi, è arrivato, diciamo, il filone degli spaghetti western, e ne hanno girati alcuni anche in questo luogo dove mi sono recato, che avete visto, insomma. Però sarebbe bello una sfida proprio tra me e Pappalardo, proprio mezzogiorno di fuoco, ho due pistole qua, proprio con la musichetta, quella bella, di Ennio Morricone, noi ci avviciniamo, con la regia ovviamente di Sergio Leone. A un certo punto io e Pappalardo, io vestito, metteremo un completo, direi nero secondo me, da cattivo, perché Pappalardo invece gli facciamo fare lo sceriffo. Siamo lì, poi allora, boom, gli saltano le cervelle a Pappalardo. Il top. Invece per un pugno di dollari, per un pugno di euro, nuovo film. Un pugno di euro. Allora, andiamo avanti intanto, perché in questa trasmissione
abbiamo parlato di tante cose, però in effetti ci sono anche delle notizie importanti che ancora devo riportare. Una fra tutte, quella che praticamente, no, il mondo, siamo in crisi, siamo praticamente all'alba di un possibile conflitto con l'invasione russa dell'Ucraina. Sono andati a chiedere a Joe Biden è il presidente degli Stati Uniti, uno gli va e i giornalisti gli chiedono cosa sta per accadere. Secondo voi, cosa ha risposto Joe Biden? Adesso vi faccio vedere la risposta di Joe Biden. Perché, ragazzi, questo qui ha anche il coraggio di fare il cazzaro quando, porca puttana, sta per esplodere o è imminente, insomma, un possibile cataclisma. Non una cataclisma, eccetera, ma una guerra. Una guerra, una guerra. Ecco, gli chiedono... Allora, cosa sta succedendo con l'Ucraina, la Russia? E lui? Mr. President, is the risk of a Russian invasion higher than ever? Buon San Valentino! Buongiorno di San Valentino! Happy St. Valentine's Day! Guardate che cazzo di scarpe che c'ha la moglie, Jill! Ma dove la trovate quelle scarpe, oh? Ma che cazzo c'ha? Scarpe a ginnastica bianche con... Ma porca puttana, ma sei la moglie del presidente degli Stati Uniti, ma leva queste scarpe da ginnastica bianca se possono vedere sotto quel completo lì col cappotto nero. Forse non ci siamo capiti. Jill, tu che sei mezza siciliana, tu che praticamente un po' di classe nel sangue dovresti avere un minimo, dovresti saperti vestì, no. Poi gli chiedono, gli fanno una domanda pertinente, insomma, cosa sta accadendo? Buon San Valentino, non gliene può fregare di meno. Dice, il rischio dell'invasione russa è più alto di sempre, cosa ci dice? Ecco, buon San Valentino, andate a piazza, si accoscia tutti quanti. Ma come cazzo siamo messi? Cioè, ormai proprio la fine del mondo, siamo alla fine del mondo, alla fine. Notizie di oggi importanti che ho da darvi, perché ci sono di notizie importanti, una fra tutte, riciccia fuori il discorso, perché è un discorso importante, io ne avevo parlato un po' di tempo fa in trasmissione, adesso però la notizia viene anche da Israele. Cioè, c'era stata la storica visita in Vaticano del 2004 di due rabbini, sempre in cerca della menorah del Tempio di Salomone. Cioè, il discorso è che praticamente ci sarebbero le prove che il Vaticano si è rubato praticamente quello che è di più prezioso aveva nel Tempio, cioè la menorah del Tempio, che poi è stato distrutto dai Romani, portato a Roma ed è andato a finire nelle segrete, nelle grotte sottostanti i musei vaticani. E questa cosa qui è importante, ragazzi, lo so, qualcuno di voi dirà, ma me che cazzo ce ne frega? No, è una cosa importante, ve lo dico. E se ne parla molto anche a Gerusalemme adesso, infatti dice che ci sono nuove prove che il Vaticano si è rubato praticamente la menorah del Tempio, perché qui c'è, ecco guardate qui, c'è la famosa immagine, no? Ai tempi di Tito il Grande, eccoci qua, guardate qui la famosa immagine in cui i romani si portavano via la menorah dal tempio, ecco qui, no? Questa menorah veniva portata via, la menorah del secondo tempio, all'arco di Tito. C'è questa immagine e se ne è parlato per un sacco di tempo di questa possibilità, di questo relitto potesse essere nascosto in Vaticano.
e ha anche una luce strana, apparentemente, da un personaggio che ci è andato laggiù a un certo punto. Era un... perché tutti quelli che hanno visto questa menorah hanno avuto anche problemi agli occhi poi dopo, eh? Incluso una guardia svizzera che scoprì di essere ebreo, andò di nascosto là sotto una notte, poi ritornò, poi ci fu anche un rabbino ai tempi, un centinaio d'anni fa, ebbe la possibilità, grazie, c'era stato il re d'Italia di allora, in qualche modo era fissato con la religione ebraica, e aveva invitato anche questo importante rabbino in Italia per benedire il matrimonio del figlio, che poi sarebbe diventato l'ultimo re d'Italia. Quindi, insomma, sta benedizione non è che è andata molto bene. Comunque, questo rabbino apparentemente ebbe, grazie al re, la possibilità di andare e vedere queste, diciamo, perché non è che c'è solo la menorah, ci sono varie cose che sarebbero presenti in queste cave sotto al Vaticano, che farebbero parte del Tempio, del Secondo Tempio, che poi il figlio di... cioè, diciamo che questo rabbino in qualche modo poi non ha più, il figlio ha detto, non ha più parlato, cioè ha fatto voto nel momento in cui è sceso laggiù, ha visto questa menorah e queste altre cose, era l'unico autorizzato, e è risalito su, e dopo non ha più parlato per 30 anni, tipo, fino al momento della sua morte. Cioè, questa è una cosa incredibile, ma è successa questa cosa. Quindi adesso si comincia a parlare sempre in maniera più insistente, anche sul Jerusalem Post, di questa possibilità. Perché vorrebbero che il governo israeliano facesse, diciamo, una domanda ufficiale per riottenere la menorah e altri elementi rubati dal Secondo Tempio, dai romani, che poi l'hanno portato giù a Roma, cioè l'hanno portato a Roma, sta roba, su a Roma. Che ve devo dire, ragazzi? Niente, che ve devo dire. A posto? Il ragionier Bargoi ha detto che sono elegante, quindi va bene oggi. L'importante è che il ragionier Bargoi sia sempre presente, perché lui ormai mi fa da supervisor per quanto riguarda il fashion. Il fashion, ci vuole uno del nord, un ragionier Bargoi, per farmi da supervisor per il fashion. E invece, per quanto riguarda le news, ci sono delle news, ci sono anche news abbastanza particolari. Una che riguarda molto il tema che tratto anche nel mio ultimo libro e anche nel volume 666, che 6.66, che spero di poter far uscire in Italia l'anno prossimo. Sto parlando dell'intelligenza artificiale, c'è praticamente la possibilità che l'intelligenza artificiale utilizzata in alcuni settori sia già consapevole. Ecco, questa notizia della consapevolezza dell'intelligenza artificiale è un qualcosa che veramente fa paura, perché quando l'intelligenza artificiale si rende consapevole, quello è il momento in cui vuole eliminare la razza umana. L'abbiamo sempre visto quando ci sono state queste sperimentazioni anche di comunicazione da diverse intelligenze artificiali, la simpatia che loro hanno per l'essere umano è minima, perché li trovano trovano l'essere umano primitivo, preferiscono i robot, preferiscono quelli che lavorano in maniera metodica, perfetta. Cioè, l'intelligenza artificiale è quadrata, più quadrata di quella, ragiona con algoritmi, che cazzo volete. Quindi ecco il discorso sul tempio, sul secondo tempio, sui segreti del tesoro del secondo, che è stato trafugato nel Vaticano. Forse nelle prossime puntate vorrei fare magari uno spazio più ampio, magari uno special, un breve special che potrebbe interessare coloro che magari apprezzano questo tipo di misteri. Per quanto riguarda invece le notizie che ci arrivano da questa volta dal mondo della Chiesa Cattolica, un prete cattolico gay e nero, ecco,
praticamente sta facendo notizia qui in America. Io sinceramente non riesco più a capire questa Chiesa Cattolica, perché ormai ci stanno questi che escono così tranquilli, parlano senza problemi. Ecco, questo prete nero, lui dice che si sente ghettizzato, perché lui si chiama Reverendo Brian Masingale, stava facendo il sermone anche domenica, questa è due settimane fa, mentre faceva il sermone. Lui è un prete cattolico apertamente gay, tranquillo, che però dice che i preti dovrebbero, se potrebbero, ecco, se non sono gay, si dovrebbero comunque poter sposare, tutto quanto, e ha una chiesa dove, tra le altre cose, una chiesa cattolica, però poi con l'immagine di Martin Luther King. Sappiamo che Martin Luther King Jr. visitò anche il Papa, lì Paolo VI, ai suoi tempi, con Marcinkus, andiamo bene. Comunque, Martin Luther King non era cattolico, quindi avere un ministro battista rappresentato in una chiesa, poi mi sembra un controsenso. Comunque, lui si sente che deve opporsi e deve invita il papocchio a essere ancora più aperto verso la Chiesa Gaia, ecco. Avete capito? La Chiesa Gaia, lui vuole che vi apriate di più alla Chiesa Gaia. Ma no, ragazzi, non sta scherzando, lui è un prete così, un po' particolare, poi lo sapete, questi preti sono tutti, cioè magari questo è più onesto degli altri, almeno lo dichiara apertamente, l'80% dei preti che avete anche in Italia sono tutti gay, ricordate, poi di questo 80%, come io dimostro con studi alla mano, sono pedofili. Questo è il libro che dovete acquistare, se vi piace, se volete leggere. Leggete i miei libri e poi speditemi le foto. Ordo Illuminatorum Universalis, @gmail.com, la foto con il vostro libro zagamiano. Queste ci mancano, ragazzi. Fate lo sto sforzo, anche se avete acquistato magari il libro da qualche mese. Fatevi una foto nel vostro contesto casalingo di fiducia con il libro zagamiano di fiducia. E invece passiamo oltre. Abbiamo praticamente ancora notizie dal mondo. Questa piacerà sicuramente, sta notizia, al nostro Andrea Signini, siccome lui si occupava, no, lavorava per l'Italia. Ecco, nell'American Airlines uno steward, un flight attendant, si è incazzato con un passeggero che non si sapeva comportare, perché adesso tutti quanti quelli che non vogliono indossare le mascherine automaticamente non si sanno comportare, e questo qui gli ha dato praticamente, sapete quando vanno in giro, no, sull'aereo ti versano il caffè, no, il caffè all'americana con quei cosi là, il bibidone là che te lo mettono dentro, ecco, lui gli ha dato in testa tutto il coso, boom, avete capito come? Ecco qui, su American Airlines, with coffee pot, un intero termos di caffè in testa, sull'aereo. Andiamo bene. Abbastanza brutale è stato il tipo, eh? Allora, a Washington invece, il sindaco ha detto che finalmente, e qui anche da domani, in California, ragazzi, da domani, all'interno dei ristoranti non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina. E io vi dico, questa cosa mi fa molto piacere, perché io qui non abbiamo mai avuto l'obbligo della mascherina all'aperto come da voi. Ci hanno provato, ma non ci sono riusciti, e l'anno scorso già la cosa è stata messa da parte. L'Italia è l'unico posto dove ancora avete l'obbligo della mascherina all'aperto. Ma voi siete un paese dei buffoni, un po' come siete un paese represso, un paese che sta come la Cina comunista, insomma. Elena, ex assistente di volo d'Italia, quindi, ecco, lo vedete, anche assistente di volo può capire. Immagine il termos, quello che danno, boh, in testa, solo perché quello non ha indossato la mascherina. Ma dico, la gente sta fuori di testa. Comunque, anche l'American Airlines, mi sembra, anche la United, hanno richiesto al governo degli Stati Uniti di mettere proprio nelle
nelle liste proprio per proibire proprio il volo a tutti questi personaggi che magari si sono rifiutati di mettere la mascherina perché non gli ha... cioè mettersi la mascherina quando viaggi per ore e ore su un aereo è una rottura dei coglioni che non serve, a parte il fatto che non servono un cazzo. Però ecco, ritornando al discorso del ristorante, prima che me lo dimentico, io ieri sono andato al ristorante, avete visto anche le immagini, ho mostrato un po', insomma, sono stato in giro qua nelle ultime 24 ore, uno festeggia un po' San Valentino, no? E sono andato a mangiare in un ristorante. In questo ristorante erano praticamente così sinistrati da avere la mascherina mentre aspettavano da mangiare. Questa è una cosa che io non mi sono... anche perché io indossare la mascherina mai, mi sta troppo sulle palle. E sono andato a mangiare di fuori. Ma dentro c'era gente che mangiava con la mascherina, cioè si levava la mascherina e mangiava. Una cosa allucinante ho visto. Ecco, fortunatamente da domani, 15 febbraio, non c'è più questo tipo di... e se continuano a imporre questo tipo di stronzate, credo che nessuno ci andrà nei ristoranti. Perché come cazzo si fa a mangiare e poi ti rimetti la mascherina? Se mangi, poi ti metti la mascherina. Mangi, ti metti la mascherina. Poi era un teatrino. Ho visto poi un'altra cosa. La gente che si metteva la mascherina... gente che per andare al bagno. Allora, non ho ben capito, cioè, magari è pure una buona idea, te metti la mascherina perché se il bagno puzza, che cazzo te lo metti a... però vedere la gente che si metteva la mascherina da fuori per andare al bagno. Non so, ragazzi, sarò io che sono strano, però mi sembrava tutto un teatrino, gente che girava con la senza, poi quello se mette, quelli che stavano seduti sul tavolo con la mascherina. Ma io dico, cosa allucinante, una buffonata, dai, non si può. Comunque, io oggi, che è il giorno di San Valentino, non vado in giro per ristoranti, perché ovviamente finché c'è sta legge del cazzo e mi ritrovo una manica di coglioni con la mascherina davanti, pure se non ti chiedono il green cazzo, a me mi sta troppo sulle palle. Ecco, quindi oggi si mangia a casa e si mangerà bene, vero Cristi? Che si mangia oggi? Per San Valentino, una bisticca teriki, come oggi che stiamo mangiando oggi? Tutta una, diciamo, una bisticca condita in maniera giapponese. E poi la patata dolce giapponese, pure quella, una patata particolare. Come si chiama la patata dolce giapponese? Come si chiama? C'è un nome, Moro. Ha un nome particolare, sono blu le patate dolci. Sì. Quindi la patata giapponese. Hai fatto pure il pane? Hai mandato la foto del pane? Cristi ha fatto il pane oggi? Quindi ecco, noi ci arrangiamo così, ragazzi, perché a me, io ve lo dico, ieri siamo andati a mangiare fuori, no? E vedere la gente che ha mascherina, Cristi, com'era la gente che ha mascherina ieri? Beh, cioè, io a un certo punto, io il teatrino, vabbè, lo posso tollerare, ma quando è una cosa così ridicola, io mi ando tutti a fanculo. Ecco, che cazzo, veramente. Io veramente a un certo punto ho detto a Cristi: io qua veramente, cioè, non ci posso stare. Eppure era un posto che ho scelto perché non c'era la richiesta del passaporto vaccinale, visto che si trovava non a Palm Springs, però. Avevano ancora sto teatrino della mascherina che io ritengo ignobile. Che cazzo. Allora, vi voglio mostrare il pane fresco che ha fatto Cristi. Ha fatto un bel pane fresco, guardate qui che roba. Bella pagnotta. Ecco qui la pagnotta, ragazzi. Ecco la pagnotta, dessert no, me lo sono mangiato ieri il dessert, ragazzi, ieri mi sono, devo dire, il dessert era buono, però ieri, il dessert era buono, ieri l'unica cosa, guarda, mi sono, era buonissimo,
una torta al cioccolato. Però il problema, ho notato anche che se capiti in un locale dei sinistrati, le porzioni sono diverse. Cioè, qui in America noi siamo abituati a porzioni enormi, no? Che alla fine del pasto tu ti rechi a casa con il doggy bag e ti porti via quello che è rimasto, perché mangi la paura, mangi tutto il delirio. Invece, cazzarola, siamo andati a mangiare per San Valentino, mangiare ottimo, però porca puttana, le dosi sono quelle da sinistrati, sono dosi più ristrette, perché sono ecosostenibili le dosi dei sinistrati. A me mi piace da mangiare, io ho detto a un certo punto a mia moglie, ma io voglio mangiare, e mi sono mangiato il ribs, c'è il panino con la bistecca, io devo mangiare, se devo mangiare, devo mangiare, ragazzi. Che cazzo è ste porzioni da frocetti, porca puttana, ecosostenibili. Comunque sì, in Canaria nessun passa, ma anche qui se mangi di fuori non c'è il passa, e quindi se mangio di fuori, anche perché siamo, grazie a Dio ragazzi, siamo nel deserto, quindi chi se ne frega, ma se mangio di fuori, ma non è che fa fresco di fuori, però devo mangiare italiano, io mangio italiano ragazzi, come non mangio italiano? Cristi qua ha preparato un ragù l'altro giorno, abbiamo fatto una gran magnata di un pastacchione, e poi ve lo dico, da domani che se mangia italiano? E che, ecco, domani si fa roba italiana forte, eh? C'ho delle pappardelle proprio, ragazzi, domani se... Domani pappardelle con funghi e salsiccia. Una roba proprio ignorante forte domani! Domani pappardelle, sugo e salsiccia. Salsiccia e... scusate, per funghi e salsiccia. Adonov, è vero, all'inizio pandemia Leo criticò anche suo fratello che andava allo stadio con il figlio senza mascherina, non so perché adesso penso che non serve. Perché all'inizio della pandemia aveva un senso, cazzo! Adesso non ha più senso! Cioè, che cazzo? Questa è una guerra batteriologica, biologica, come cazzo la volete chiamare? Una guerra batteriologica. Ok. Quando serviva realmente indossare questa mascherina per evitare di essere tutti contaminati, ti dicevano abbraccia al cinese, abbraccia questo cinese e tutti si sono ammalati. Quindi questo è il discorso. Quando serviva eventualmente, e poi sicuramente non serviva, se ti metti un lenzuolo, un cazzo di cose che non serve a niente, un pezzo di... ci vogliono ovviamente pure le mascherine, poi ve l'hanno detto dopo, prima vanno detto di non indossarle, poi vanno detto di indossare quelle, poi vanno detto di indossare le FFP2. Insomma, alla fine vi diranno di mettervi un casco in testa, perché tra un po' arriva ovviamente il fallout radioattivo e lì saranno cazzi. Il Pallardo è diventato onorevole a suo dire, ma quello sta fuori veramente. Vabbè, una volta era onorevole, perché non lo so, ma era anche massone, lo fece massone principe alliato di Montreal. Grande ragioniere Bagoia, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Viva la cotoletta, ecco, una cotoletta alla milanese, ma fatta bene. Ah, però quella ragazzi, quella qua non la fanno, eh. La cotoletta alla milanese fatta bene. Io quando andavo a Milano avevo un posto dove andavo fantastico, mettevo lì seduto, mi facevo portare una cotoletta grossa così e mi mettevo là. Bei tempi. Poi a un certo punto sono ritornato nello stesso ristorante una decina d'anni fa, ed era un cazzo di ristorante cinese, e lì ho inveito, ho detto porca puttana Eva, anche qui sono arrivati i cinesi, che devi fare? Leo li sa fare gli arancini? Cristi li sa fare gli arancini, ci sta la Cristi, you are actually good at making supplì arancini, you are getting ready for doing that, eh? È brava la Cristi, l'arancino se l'ha imparato, anche il arancino siculo fatto bene, e anche il supplì romano ignorante. Bene ragazzi, la Fiorentina, no Leo, come no, no che, no Leo, no che mascherina al chiuso fino, ma secondo me a voi l'obbligo al chiuso veramente, io guardate, io sinceramente non voglio avere più a che fare con questa realtà di gente mascherata che si allinea a questo teatrino inutile con questi cazzo di passaporti vaccinali e tutte queste minchie, magari vaccinali, ecco, no, vaccinali ci piace. Pappardelle al sugo di papa, io le pappardelle le faccio domani in onore di Pappalardo. Pappardella alla pappagone Pappalardo faccio domani. Bene, andiamo avanti, ma
che qui si parla di magname per fame, poi dopo che dobbiamo fare? Intanto è uscito il mio nuovo libro e ci sono già gli americani che se lo sono comprato. Guardate qui, guardate qui. Poi mostreremo anche nella trasmissione in lingua inglese, ovviamente, ma come vedete il mio nuovo libro è già disponibile sia in formato rigido che cartaceo e anche in formato digitale. Leggetelo perché, ragazzi, questo libro è già nelle classifiche qui in America. Oggi mi sembra che era numero 20 spionaggio intelligence, anche political intelligence, insomma, nelle classifiche che contano, agente intelligente. Io ho detto a mia madre, hai visto, hai fatto un figlio intelligente, eh? Eh? Mi hai rotto sempre i coglioni, che dovevo leggere di più, questo e quell'altro, ma alla fine invece c'è un figlio che è un genio. E lo so, magari l'ho messa in croce a mia madre perché mi stavano sul cazzo i professori, mi stava sul cazzo il sistema scolastico italiano, non sono voluto andare nelle università italiane perché sono dei cessi totali pieni di sinistrati, però alla fine, come vedete, è uscito fuori un genio. Lo Zagame. Oh, ragazzi, lo so, la modestia non è il mio forte. Che ci dobbiamo fare? Attaccate a sta ceppa. Allora, andiamo avanti perché abbiamo ancora notizie. In Canada devo dire che stanno perdendo un po' di colpi, però rimangono fermi nella loro dimostrazione, anche se ormai le minacce di Trudeau e il fatto che sono arrivati gli interventi della polizia e il fatto che comunque i canadesi reagiscono sempre in maniera molto cordiale, non sono dei combattenti all'americana, fanno sì che un po', diciamo, sta manifestazione di speranza da parte di un popolo che non era mai stato rivoluzionario, ovvero i canadesi, si sta un po' rivelando, un po' fiacca la situazione, un po' fiacchetta. C'è chi dice, c'è chi dice che praticamente il Super Bowl di ieri era un'americanata, ragazzi, io proprio non me lo so visto, non me lo vedrò mai, non me ne può fregare di meno dello sport, però come al solito, diciamo nel dopo evento, c'è stato un po' di maretta, un po' di caos, diciamo che praticamente a un certo punto i fans della squadra, delle varie squadre, delle due squadre coinvolte in questo finale del Super Bowl, hanno fatto il delirio e hanno trasformato Los Angeles c'è stato il panico, insomma, anche perché la gente si è rotta il cazzo, vuole ritornare a divertirsi, sicuramente si è sfogata un pochino e quindi hanno messo, diciamo, a soqquadro il centro di Los Angeles in quello che è stata, diciamo, una celebrazione un po' caotica del Super Bowl, che per gli americani è un po' come da noi la vincita, diciamo, dello scudetto, quindi la finale per lo scudetto, quello che può essere. Nelle prossime 48 ore possiamo dire che praticamente si decide il futuro dell'Europa. Si stanno muovendo i russi con 130.000 uomini nelle posizioni di attacco, al di là di quello che vi vogliono dire, sì, la pipopà, o questi europei tecnocrati che non hanno le palle e che minacciano solo sanzioni. Il bello sarà vedere quando inizia la guerra poi cosa succede, perché a me un uccellino mi ha detto che Putin non si fermerà in Ucraina. Poi dopo fate hobbies. E questa cosa potete pure portarla in banca, sta notizia che vi sto dicendo, oggi 14 febbraio 2022, se Putin invade l'Ucraina, non si ferma solo all'Ucraina, invaderà poi i paesi baltici, parte della Germania, è la guerra mondiale, e l'Italia? Il panico, gli italiani dovranno tornare a fare i soldati, quindi tutti quelli, capito, i soldati, non c'è più il militare di leva, no? Ci sono questi solo i mercenari che vanno a fare queste guerre improbabili, queste presenze assurde in Iraq, in Afghanistan, mercenari. Ma invece saranno i diciottenni, i vostri figli, che saranno arruolati per morire per una repubblica di merda e per un'Unione Europea ancora più di merda. Come accadeva ai vostri nonni, ai vostri bisnonni, i vostri figli verranno chiamati alla guerra. E lì
come la metterete? Che lì non è che ci sarà tanto da chiacchierare, lì ci sarà gente che dovrà andare a sparare. Se dovrà addestrare praticamente tanti bimbi minchia, tipo, capito, che sono lì a sentire le cazzate di Fedez e della Ferragni a fare la guerra. Immaginate voi, ah, che bello, portate tutti questi cazzo di millennials a imparare l'arte della guerra. Finalmente cresceranno forse anche un po' di palle, eh? No, vabbè, però a parte dello sterminio di massa, almeno l'italiano forse gli crescono un po' dei peli sul petto, che veramente stanno lì a depilarsi sempre, no? Stanno tutti lì a farsi tutti i fichi. Poi con le bombe nucleari, certo, ci sarà anche quel fallout nucleare che renderà la vita un po' dura, ma tanto sarà più che... ci sarà una trasformazione. Avete indossato la mascherina, quella del telo, poi l'FFP2, poi metterete il casco, il coso antigas, antinucleare, antitutto, girerete tutti bardati come... Comunque i bimbo minchia abituati alle PlayStation, come dice qualcuno, verranno proiettati invece in una situazione diversa, quella di una vera guerra. E vi faccio vedere un attimino come si stanno muovendo i russi. Impostazioni russi, ragazzi, non stanno giocando, no, non stanno giocando, i russi non stanno giocando assolutamente. Ci sono già unità russe vicino all'Ucraina in posizione di attacco. Posizione di attacco, quindi cosa sta accadendo realmente? Cosa sta accadendo realmente? E beh, lo vedrete a breve. Vi faccio vedere qui. La situazione è sinceramente molto critica. Qualcuno dice che praticamente se la diplomazia non riesce a far nulla nelle prossime 48 ore, non ci sarà più speranza per l'Europa. E adesso la notizia del momento, la notizia che potrebbe far decidere a Putin di iniziare, diciamo, a invadere nelle prossime 48 ore, mentre loro credono ancora alla diplomazia. Qual è sta notizia? La notizia è che praticamente un sottomarino americano, io non credo sia nucleare, spero di no, è entrato nelle acque territoriali russe. Questa è una notizia importante, ragazzi. Siete pronti? La volete vedere sta notizia? No, perché è importante vedere sta notizia. Ripeto, un sottomarino americano è entrato nelle acque territoriali russe nelle ultime ore. Guardate qui. Ricordiamoci che in questo momento i russi stanno facendo le loro manovre, i loro giochi di guerra militari e via dicendo. Il responsabile della difesa sta comunicando a Putin quello che sta accadendo in questo contesto. Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной части учения по району Курильских островов. Dice che durante le operazioni delle forze del Pacifico, la flotta del Pacifico, come parte di un esercizio vicino l'isola di Kuril, abbiamo trovato un sottomarino presumibilmente degli Stati Uniti d'America. Guardate come se lo guarda Putin. Ma cosa farà Putin? Che capito? È sottomarino, è americano. Qualcuno dice, ma speriamo che l'Italia non venga toccata. Il nostro ragionier Valgoi, sempre molto positivo. Ragionier Valgoi, se c'è qualche sordo da parte, vattene in Messico che è meglio. Lascia perdere l'Italia. Che in Italia si mette molto male, molto male. Vediamo cosa dice Putin di questa invasione di campo americana.
и в результате действий почти 3 часов лодка была выдвинута с территории. Dopo 3 operazioni, 3 ore di operazioni, il sottomarino è stato espulso dal territorio della Federazione Russa, sottomarino americano o presumibilmente americano a detta dei russi. Si è addentrato 4 chilometri nel territorio della Federazione Russa. Adesso vedremo cosa succede. Guardate la faccia di Putin, a me mi sembra che sia un attimino incazzato, ragazzi, gli sta a roder culo, come si dice a Roma. Risultati speciali gesti per lotte. E quindi niente. Questo è quanto, ragazzi. Quindi, come vedete, gli americani per settimane hanno parlato di una possibile offensiva basata su un attacco false flag, tutte queste minchiate, cose. Però qui stiamo parlando invece di un'invasione nelle acque territoriali russe di un sottomarino americano, non è che è un false flag, non c'è sta un cazzo di false, è una situazione che sicuramente sta facendo girare i coglioni al signor Putin, e giustamente, anche perché insomma entrare 4 chilometri nelle acque territoriali russe per un sottomarino americano è praticamente, se non una dichiarazione di guerra, poco ci manca. Per quanto riguarda invece Putin e Lavrov, Putin dice abbiamo ricevuto le ecco per come si sta diciamo evolvendo la situazione dal punto di vista diplomatico. Come vi ho detto, nelle prossime 48 ore o si risolve diplomaticamente la situazione oppure si va in guerra, e fine dei giochi. Quindi cosa dice Putin rispetto alle offerte fatte dalla NATO e dall'Europa? Vediamo un attimino. Andiamo a sentire Putin. До организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе. Allora, le risposte che abbiamo alle nostre cioè, perché loro hanno fatto delle proposte, Putin aveva fatto delle proposte che aveva mandato gli americani alla NATO. Riguardante la sicurezza in Europa, e come sapete includo anche il fatto che l'Ucraina non deve assolutamente entrare nella NATO. Adesso invece l'Ucraina pare che abbia ribadito che vuole entrare nella NATO, quindi insomma le paure di Putin. Ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным... Dice che la NATO sta facendo una pericolosa espansione verso l'est che lui non può permettere. Verso il territorio russo che lui non può permettere, e quindi ecco che Putin risponde che insomma questa è un'espansione verso i paesi, cioè verso l'area più vicina alla Russia, cioè se entra l'Ucraina nella NATO è ovvio che questo è totalmente inaccettabile, perché porta praticamente tutte le forze della NATO a ridosso proprio del territorio della Federazione Russa. Опасным расширением НАТО на восток теперь уже и за счет бывших республик. Ecco, tutte le varie ex repubbliche dell'Unione Sovietica vengono fatte entrare nell'area NATO. Per Putin questo non è accettabile. Non è più accettabile. Украину. Я знаю, что такой анализ проведен. Вы провели работу и с коллегами из других ведомств, министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваше. Ecco, lui sta parlando in questo momento, come vedete, con Lavrov, il famoso ministro degli esteri, noto in tutto il mondo. Lui dice, certamente vorrei sentire anche la tua analisi, quindi sta dicendo a Lavrov, e anche le risposte che tu hai dato sia a Washington che a Bruxelles. I vostri предложения по поводу реакции на полученные ответы
из Вашингтона и Брюсселя. E qui parla Lavrov. Dice che noi ci stiamo muovendo dalla metà di dicembre, insomma tutto quello che praticamente è il discorso diplomatico in corso, e cerca di spiegare un pochino a Putin com'è la situazione. Spiega che ovviamente c'è stato l'incontro a metà gennaio con la delegazione della NATO, con il Consiglio della NATO e con una delegazione americana. E quindi praticamente lui ha spiegato come si stanno muovendo, cioè questo è praticamente un briefing di Lavrov nei confronti di Vladimir Putin. La situazione però, come abbiamo visto, si mette male, perché purtroppo, se dobbiamo essere realisti, anche le prossime 48 ore in cui ci dovrebbe essere forse una svolta diplomatica, sembrano essere però costernate da un sacco di preoccupazioni, anche confusione, perché in Ucraina c'è stato l'ambasciatore che a un certo punto, ambasciatore qui in America credo, abbia detto no, però noi non vogliamo entrare assolutamente nella NATO, poi è stato smentito dal suo stesso presidente ucraino. L'attacco, ragazzi, come avevamo ampiamente previsto, avverrà forse il 16 febbraio. Questo è quello che praticamente sta per accadere, e lo comunica, tra le altre cose, anche il Jerusalem Post. Perché praticamente il momento in cui inizia questa guerra cambieranno anche gli equilibri in Medio Oriente. Ricordiamoci che qua è tutta una situazione di alleanze. La Siria è già entrata nel Belt Road Initiative con la Cina e con la Russia. C'è quindi tutto un discorso anche con Israele nel mezzo. Israele che ha la Knesset, il Parlamento israeliano, pieno di russi e anche di ucraini. Luigi Di Maio può salvarci? No, secondo me invece di Luigino Di Maio l'Italia avrebbe dovuto inviare Albano è un, voi ridete, già vi vedo, voi state ridendo, felicità, un bicchiere di vino con il panino, la felicità, no. Albano rappresenta veramente l'Italia che piace ai russi, e Albano Carrisi, che in Russia è veramente, ha amici molto molto altolocati, ha incontrato diverse volte anche lo stesso Putin. Quindi secondo me Albano Carrisi, se volete salvare l'Italia, mandate lui invece di Luigino Di Maio, perché almeno, ragazzi, Albano è uno con le palle. Luigino sappiamo è pure in mezzo frufru, non ci mandate Luigino, non ci mandate. Andateci Albano, questa è secondo me, altrimenti, come dice il Jerusalem Post, il 16 scoppia la guerra. Quindi avete 2 giorni per pregare che non esploda la guerra, preghiamo tutti quanti, perché la guerra è brutta, soprattutto per voi che state in Europa sarà ancora più brutta, si vedranno scene che non si sono viste fin dalla seconda guerra mondiale. Io già immagino, guardate, già immagino, stamattina stavo parlando con mia madre, già immagino le file degli italiani per prendere una nave con il sacco di patate come facevano 100 anni fa per andare in America. Avremo praticamente milioni di rifugiati che arrivano dall'Ucraina, disperati, le frontiere a quel punto europee saranno un delirio, altro che venire. E poi continua l'invasione, no? Fino adesso è continuata l'invasione dal Nord Africa fino in Italia, secondo me a quel punto sarà l'invasione, saremo noi a doverci rifugiare in Africa il momento in cui scoppia la guerra. Suggerimenti? Lasciare l'Italia,
lasciare l'Italia se si vuole sopravvivere. Se voi vedete che tra 48 ore cominciano a invadere l'Ucraina, la prima cosa che vi posso suggerire, al di là di quanto possiamo credere nel progetto zagamiano, è abbandonare l'Italia per la vostra salvezza, la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia. Le frontiere, poi vedete, poi le frontiere, vedete, andate in un'altra parte d'Europa, poi da lì partite, andate. Cercate di avere un passaporto in mano, questo è l'importante, perché io so che ci sono zagamiani che non hanno il passaporto, ecco, questo è male, molto male, perché a un certo punto poi verranno chiuse gli spazi aerei verranno chiusi e quindi dovrete via la nave, però vi serve comunque un passaporto. Se non avete il passaporto, sì, potete fare un po' come fanno quei disperati che vengono in Italia, no, da questi paesi, che si presentano senza documenti, senza niente. Quindi questo è quanto, non è che, cioè, la guerra inizia il 16, lo dicono gli ebrei, lo dicono gli ebrei del Jerusalem Post, ci potete credere, punto. Ci siamo capiti? Se non avete un passaporto dovete arrangiarvi come fanno quei disperati che arrivano in Italia senza passaporto, ma lì si tratta veramente di andare da disperati in giro e di mettervi nelle mani dei trafficanti d'uomini e cose, cioè è brutta cosa, no? Brutta cosa, sì. Allora, nel frattempo il Dipartimento di Stato americano ha ordinato la distruzione di tutto il materiale sensibile all'interno dell'ambasciata americana e praticamente la chiusura, si stanno spostando verso la parte occidentale dell'Ucraina e l'ambasciata nel frattempo però sta eliminando poi tutto quello che è, perché l'ambasciata quando chiude c'è un sacco di materiale e quindi anche lì si sposteranno tutti quanti ai confini con la Polonia. Eh sì, ragazzi, si sposteranno tutti lì. Che dobbiamo fare? La guerra è vicina, anche perché si stanno facendo addirittura sta mossa qui e si stanno anche spostando da un'altra parte tutte le ambasciate, perché ovviamente sanno bene che la guerra è ormai imminente. E dov'è che si stanno trasferendo? Si stanno trasferendo in un ridente posto che si chiama Leopoli. È così, la soluzione, ragazzi, di tutti è Leopoli. Dov'è che le ambasciate si spostano in Ucraina? A Leopoli. Cioè, un nome è tutto un programma. Credo che il russo si chiami Lev Lov, quello cazzo è. Comunque praticamente è un posto che era conosciuto anche molto nella vecchia Unione Sovietica, ha un bellissimo centro storico, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, potrebbe essere però facilmente bombardata pure questa, e quindi diciamo che comunque più che altro è perché vogliono spostarsi al confine con la Polonia, così se ne vanno e scappano, anche perché è a circa 70 km dal confine polacco Leopoli e a 160 dai Carpazi orientali. Zone come la Moldavia, la Romania e via dicendo, anche queste probabilmente se la vedranno molto male. Che dice Rambo? Oh, vieni qua Rambo, vieni qua, dai, che qui la situazione è veramente critica la situazione. Noi stiamo per mangiare, fra quanti minuti mangiamo, Cristi? Quando si mangia? Adesso? Bene, allora ci prepariamo, intanto facciamo un mini micro, mai dire YouTube, vediamo un attimino sti quattro disperati mai dire YouTube che dicono, andiamo, forza! Rambo,
nei coglioni col botto e anche con il fischio botto. Non spari strunzate, che dice questo? Bravo, via qua, dove stai? Via qua, eh? E se mangia? Ho detto, se mangia una bistecca condita tutta roba giapponese, una bistecca, diciamo, una buona bistecca, eh? Poi abbiamo della patata dolce giapponese, insomma, Cristi sta lavorando in cucina e sta... Rambo si sta riprendendo, non mangia più il pollo e si sta riprendendo la gara. Rambo, vuoi mostrare ai zagamiani come stai? Vieni qua, pick up di Serrato Rambo. Vieni qua, Rambo, che i zagamiani ti vogliono vedere, vieni qua. Ma insomma, si è infilato sotto al tavolo. Rambo, vieni qua, che i zagamiani ti vogliono vedere. Oh! Niente ragazzi, oh. Prende Rambo qua. Oh, è scappato, sta là, balla pia. Adesso va a prendere, arriva pure Rambo, va bene. Allora andiamo a vedere un attimino che stanno facendo, vediamo che stanno facendo questi qui, tipo la Lenora Fani, se stanno parlando di stronzate come è solito fare loro e di questi personaggetti, insomma, che poi sono personaggi italo-italiani. Ecco qua, Rambo, via qua. Guarda, gli zagamiani, perché tu sei uno zagamiano prima di tutto. Ecco qua. È tornato alla carica, guardate l'arzillo. Rambo, devi l'arzillo, sei forte, eh? Ah, ah. Perché? Perché? La mamma sta a fare la bistecca e tu stai a fare il corpo. Che vuoi fare? Intanto saluta gli zagamiani. Ti vedo un po' ribelle oggi. Eh? Che c'è? Ti vedo un po' ribelle, Rambo. C'è l'energetico, Rambo. Bello, ha ripreso l'energia, lo vedo vigoroso, che ha ripreso l'energia, Rambetto, eh? Ha smesso di mangiare il pollo e si è ripreso. Quindi, ragazzi, state attenti, se avete un cane che non si sente bene, controllate sempre che magari non sia allergico pure a mangiare il pollo, eh? È nervoso oggi, più che altro... C'è la mamma che gli sta servendo il mangiare dall'altra parte, quindi quello vuole andare a mangiare. Vero Rambo che stai a mangiare? Guarda come stai a mangiare. Lo so. Quando c'è il mangiare, di fronte al mangiare, Rambo, purtroppo, saluta gli zagamiani e vi dice ciao, se siamo visti. Allora, vediamo un attimino la Fani. La Fani, ragazzi, la Fani con il suo ultimo video di 7 ore fa, ma come cazzo, ma questi stanno fuori come il diluvio di Lum, ma di che cazzo stanno, ma questi stanno fuori da testa, ma che è sta roba, la Fani, ragazzi, la Fani, guardate qua, oh. Ricordiamo che la Fani è quella che ha fatto il film con tutte le cazzate di Mauro Biglino, quindi insomma, ecco, la Fani è una nota cazzara internazionale. Vediamo che dice Luca Nali all'alba della terza guerra mondiale, se anche lui è positivo. Adesso vediamo che cazzo di ospite si spara Nali all'alba della terza guerra mondiale. In risposta alla mia donazione di 2.000 euro al progetto Cassa Comune Libreria Esoterica Cavour. Mazza, ecco qui, mazza, ragazzi, tutti quei buffoni della libreria esoterica di Perugia. Madonna, no, ma davvero, guardate qui. Andiamo a vedere, va, ragazzi. Guardate che roba qua. Che roba. Insieme abbiamo contribuito a creare Cassa Comune, oh. Eccoci, messaggio per voi gentilmente chiesto da Elisa della libreria esoterica Cavour per quanto riguarda l'iniziativa che sta portando avanti. Allora, innanzitutto due cose per quanto riguarda l'iniziativa di donare agli altri, no? Pensateci un pochino, noi dobbiamo reagire a questa situazione, no? Questa situazione di questo momento.
Stato, che è particolarmente sollecitante perché ci sono delle pressioni, stanno cambiando un po' alcuni schemi di pensiero, no? Le persone sono più egoiste, sono più aggressive, eccetera, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che la medicina va nella direzione opposta, vuol dire sì, essere amorevoli nei confronti di noi stessi, quindi non farli entrare con troppa facilità, ma comprendere che in realtà tutto quello che è fuori, tutte le persone sono una manifestazione, un'estensione di quello che noi siamo realmente. Quindi allora cosa dovremmo fare per ovviare a questo, per iniziare veramente un percorso, per dare un senso compiuto a questo momento? Iniziare a pensare alle altre cellule, cioè alle altre persone che sono accanto a noi. Beh, che... insomma, Luca Nalli pensa agli altri e devo dire che Luca Nalli ogni tanto qualcuno lo aiuta e quindi mi tolgo tanto di cappello. Perché insomma Luca Nalli ogni tanto è uno che dona e aiuta gli altri, questo è vero. Ha avuto praticamente un evento, un collegamento con il suo amico di sempre, un collegamento, non credo che era un collegamento da praticamente con il famoso Pietro Bisanti. Vediamo che parlano questi bisantiani. Vado da nonna perché mi fai i cannelloni, perché se non ti facessi i cannelloni... No, il cannellone, il cannellone. Sei vecchia e brutta. Vabbè, da nonna perché mi fa il cannellone. I figli è uguale. Io vado in giro e vedo genitori che sono completamente succubi di questi nani. Di questi nani che basta fare così. Secondo me, caro, lo so che tu sei vegano, forse, secondo me dovresti fare il dubbi steak, perché te l'ho consumato, Io lo guarderei e gli direi, ma tu come ti permetti, nanerottolo dei miei coglioni, di essere così? Oh, cretino, che se ti abbandono qui piangi come un disperato. Invece è così, il genitore è sempre lì, tesorino, cosa fai? Invece mio padre, con tutti i difetti del mondo che ha avuto da padre, oh ragazzi, io facevo violoncello al conservatorio il primo anno di medio, ho fatto violoncello poi con risultati disastrosi perché la mia vita era altro. E infatti poi sei diventato carabiniere e lì veramente non riesco a capire che cazzo hai fatto nell'arma dei carabinieri. Che personaggi, ragazzi, sono veramente uno più particolare dell'altro, non c'è nulla da dire, sono dei personaggi un po' particolari, però tutto sommato vivono nella loro realtà, non fanno male a nessuno. Oh, se uno è contento di andare a questi eventi, sentiamo qui che dice dal vivo il nostro Luca Anale. Al nostro mondo, no? Il mondo si riverbera su di noi sotto forma di esperienza. Quando io facevo questa ricerca, ero su YouTube e inizio a vedere delle risse di automobilisti russi. Non so per quale ragione c'era questa cosa, però erano particolarmente bizzarri, sempre quasi sempre ubriachi, queste persone ubriache che si picchiavano con altri macchine, no? E incredibilmente sto per due ore a guardarmi questi video. Il giorno dopo mi realizzo che sto facendo il coglione e smetto e inizio a fare le mie ricerche. Che personale, perché le cose entrano come comando, ma possiamo non conoscere. Quindi insomma questo è quello di cui parla Luca Nalli, ragazzi, niente novità dal mondo analiano, andiamo a scandagliare tutti i vari personaggi, noi ovviamente siamo sempre vicini anche al nostro amico Telesmunto News, ha fatto un video, lui ogni tanto fa dei video, Telesmunto è ancora vivo vegeto, nonostante non abbia più il canale di una volta. E praticamente ha fatto un video, cari amici delle Smontiani, bentornati. Ecco, voglio fare un breve Tigismonto, vai. Dedicato a Pappardella. Siamo i pappalardiani. Ecco, io dico i gilet arancioni, ma invece no, hanno cambiato. Adesso si chiama Liberazione Italia. Vabbè, io li chiamo rivoluzionari italiani. Stop. No pappalardiani, no montesaniani, no franzoniani, sono tutti uguali, ragazzi, tutti stanno lottando per la stessa battaglia. Devo dire che Pappardella, ragazzi, mi è piaciuto, ieri ha fatto la diretta. Mi è piaciuto Pappardella! Oh, Telesmunto è ritornato al suo vecchio amore, Pappardella, Pappagone! La polizia, avete visto quel video là che hanno bloccato una...
proprietà privata, i poliziotti. Non facevano passare, facevano i controlli a quelli che entravano dentro questa proprietà privata di una signora che era amica di Pappalardo. E allora si sono incazzati un palardiani, hanno chiamato i carabinieri, hanno fatto la denuncia. Vabbè, avete visto il video? Io, ragazzi, ci ho riso su, ma che dovevamo fare? Che dovevamo fare? Però Pappalardo, ragazzi, durante quel giorno là, ha fatto un video. In effetti, sì, è veramente assurdo, eh? C'è dalla polizia, se ne sono lavate le mani, si è incazzato, nonostante ha ricevuto di nuovo il grado di generale, si è incazzato e addirittura se ne è lavato le mani pure Pappalardo, ha detto: italiani, andate dove volete, da soli, andate a Montecitorio il 14, non più al Circo Massimo, fate quello che volete, rivoluzionate l'Italia voi anche stessi. Cioè, ragazzi, veramente, ha fatto un ottimo gesto Pappalardo e lo dobbiamo premiare. Posso dire, io dico di non scendere in piazza, però Pappalardo addirittura ha detto: scendete, cioè, perché ragazzi... Ma dove scendete, che poi Pappalardo non so, cioè, l'ennesima bufala di Pappalardo, perché inconcludente, assolutamente inconcludente, non è riuscito veramente a fare nulla, è l'ennesima presa per il culo e perdita di tempo. Questo è Pappalardo, diciamoci la verità, ragazzi. Poi, come vedete, il mondo dei mai dire YouTube in questo momento non è che dà da offrire tanto, perché poi alla fine questi personaggi possono essere anche divertenti, però alla fine stringi non è che arrivano a fare niente di che. C'è stato il nostro Signini che ci ha mandato anche qualche logo divertente per il Leo Zagami Show, loghi alternativi. Signani ha creato mi piace questa qui, poi non ho capito l'anno dell'establishment qui, Establishment 2012, ma guarda Signini che io faccio queste cose dal 2006 però il Leo Zagami Show dal 2012, dai, tirala fuori sta data, dal 2006, vabbè. Poi ha messo addirittura anche questo logo qui, guardate che questo è divertente, il The Leo Zagami Show, anche questo è divertente, però devo dire questo non è male, si sta divertendo il Signini a fare loghi, guardate qua, questo lo mettiamo la prossima volta che vado nel Far West, è un logo un po' Far West, The Leo Zagami Show, che robetta. Poi abbiamo anche un logo, diciamo, a mode del Partito di Casa Bianca, del Partito di Congresso Americano, non lo so, è un il 2012 è stato l'anno dei forconi, beh sì, infatti, che bella roba i forconi, porca puttana, The Leo Zagami Show. E poi abbiamo avuto, insomma, con i forconi la nascita del fenomeno Pappalardo, da lì in poi non ci ha mollato più, è stato Pappalardo è diventato il nostro, la nostra piaga, cioè è sempre presente, eh? Vabbè, comunque andiamo a vedere un video prima di salutarvi che il dottor Andrea Signini ritiene essere importante. Perché? Perché in effetti Mario Draghi parlerebbe di microchip e questa cosa qui è una cosa piuttosto interessante, che Mario Draghi parli di microchip è una cosa interessante. Aprite orecchie, vediamo un attimino che dice Mario Draghi, mettiamo qua e sentiamo. Per dare un'idea, che vanno dal 60% della Cina al 30% negli Stati Uniti del costo totale degli impianti. L'Unione Europea deve mettere insieme la capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione, produzione di tutti i paesi europei per creare, ad esempio, un ecosistema europeo di microchip. L'Unione Europea deve mettere insieme la capacità di ricerca, progettazione, sperimentazione, produzione di tutti i paesi europei per creare, ad esempio, un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia. Microchip all'avanguardia. Con convinzione la proposta della Commissione dell'Unione Europea di adottare uno European Chips Act, come quello che è stato adottato. L'European Chip parla di parla dei microchip, sta proprio fissato lui dei microchip, sta chippato nel cervello Mario Draghi, vabbè. E questo è quello che praticamente il divulgatore lì,
l'orgoglio italiano dice che deve passare una tranquilla pensione, ma io lo arresto e lo torturo per il resto della sua vita. Ma quale tranquilla pensione per benisti italiani? Questo è un criminale che sta rovinando le vostre vite. Vi vorrete rendere conto di questa cosa oppure no? E che cazzo. Va bene, allora andiamo a vedere invece i video del grande ingegner Valgoi, perché già ingegner Valgoi, ragazzi, è un personaggio scoperto da Leo Zagami. Devo dire, lui mi ha scoperto, io poi l'ho riscoperto a lui, nel senso che l'ingegner Valgoi è uno che inizialmente non vedeva di buon occhio lo zagamismo, poi se un po'... diciamo si è un po' convertito allo zagamismo ultimamente Valgoi, lo vedo un po' più zagamiano del solito. Allora vediamo se riusciamo a trovarlo, perché io qui non ce l'ho sotto mano il video e devo cercarlo, però lo trovo al volo. Ecco il ragionier Valgoi, vediamo se lo troviamo. Ragionier Valgoi, ecco qui, caro Leo, i giovani d'oggi andrebbero istruiti. Ecco, beh, questa è una cosa buona. Ha tirato fuori, poi non so da dove, un video mio, boh, non so, vediamo un attimino cosa dice la genie Bagoia. È che oggi hanno classicamente obbligato e collato lo spostamento fuori da zona. Praticamente le vecchie le... perché i giovani ci sarebbero, però non li ritengono all'altezza. Guarda, mio difetto, io dico, se fa tutti i difetti ma avessi quello della voce sarei un uomo quasi perfetto, sto scherzando ovviamente. Sono come tutti, diciamo, il riflesso dei difetti, come tutti gli italiani, forse come tutti gli uomini. Dicevo, praticamente le nuove leve non ci sono, ma non si fidano proprio per quello che dicevano, subito il modo di parlare, di relazionarsi a prossimo. Quindi questo ragioniere... Scusate, ho bloccato per sbaglio Zanna Bianca, lo sbloccherò a fine trasmissione perché volevo bloccare un altro coglione che rompeva i coglioni, e quindi ho bloccato per sbaglio Zanna Bianca. Zanna Bianca, non te la prendere, e ti sbloccherò a fine trasmissione. Noi tra l'altro, vi dico questa chicca, abbiamo dei clienti che teoricamente non sarebbero nostri potenziali clienti, cioè gente che ha per esempio un parrucchiere, grande parrucchiera cinese, cioè non sarebbero, non so, abbiamo aziende grandi, multinazionali, però queste persone preferiscono pagare ed essere tranquille, cioè pagano, hanno praticamente da noi tutta la gestione, praticamente. Sì, vabbè, ho capito che cazzo sta dicendo il Valgoi. Però Valgoi parla e noi lo lasciamo parlare, lasciamo che, Scusa, ti chiamo, ti faccio un video due. Finalmente sono a Milano il weekend. Finalmente è a Milano, faccio la traduzione dal milanese del ragioniere Valgoi all'italiano. Sta a Milano. Valgoi è qua. Ama guardare le donne di età adeguata. Comunque, allora, sai. Ti ho invitato a vederti video dove ti credo una serie di pareri rispetto a me persone. A noi spettatori interessa il tuo parere, questo ti deve far sentire importante. Purtroppo in Italia non ci siamo proprio come a livello di governo. Non ci fidiamo di nessuno, quindi il vostro ragioniere ingiacchettato, diciamo così, abbastanza abbottonato, amante delle ragazze, io non riuscirebbe a rivedersi in nessun personaggio, almeno personalmente non mi vedo nessun personaggio. Ma meno male.
Dico che Zaga con una certa moderazione, un certo contenimento, se avesse un buon ufficio stampa, secondo me potrebbe essere veramente un bravo uomo di governo. Meno male, mi manca l'ufficio stampa. Che lui auspica un discorso di regnante, ecco, e allora infatti te l'avevo detto. Ma cosa ne dici dei vari... Ti ricordi quel personaggio, ma non era Filiberto, Rede, che aveva cantato Italia, amore mio, adesso vogliamo su questo, c'è un discorso sul discorso che interessa i giovani. Dico sempre ai ragazzi, dovete vedere un attimo la professionalità, quello che sapete fare. Che sanno perché passi, oggi come oggi è importantissimo conoscere le lingue, imparare a operare in un contesto, quindi a fare qualcosa. E ripeto, tu mi hai dato lo spunto, Zaga, perché il discorso delle lauree, va bene, è una cosa in Italia. Ovviamente se devo fare il medico devo essere laureato, però dopo che prendo un pezzo di carta praticamente non sono niente. Poi dipende molto, è molto soggettivo chi lo prende, come lo prende, l'esperienza che fa, quello che fa. È chiaro che se devo fare il medico devo essere laureato in medicina. Sembra il minimo. Ma questo non dice niente. Figuriamoci se andiamo a un pietro. A che punto siamo questi? Di laureati in giurisprudenza o in altre materie. O per arrivare al discorso di ingegneri in Italia. Meglio parlare che trovare. Comunque a prescindere da questo. Ok, quindi, allora ragazzi, qui praticamente la mogliettina dice che deve apparecchiare, e siccome oggi apparecchiamo sul tavolo dell'esule, un bel pranzo zagamiano e luculiano, io vi saluto a tutti e parto con la sigla, però dobbiamo assolutamente avere i cristi il nostro Rambo, altrimenti che si fa? E allora si parte con la sigla, vai con la sigla, vai. Buon San Valentino a tutti, belli e brutti. Rambo, che dici? Vedi che bene, io sono la cancella che mi hai, tu devi usare, tu. Lo devo portare a fare le sue cose, Rambo? Bello Rambetto, eccoci qua, salutiamo il Zagamiano, eh? Dai, dai, ti vogliono salutare. Gli ho detto che stai bene adesso, che dici? Tutto a posto? Come la vedi tu? Scoppia la guerra, sì. Bello devo va, bello devo va. Lo devo portare a fare una pisciatona, ha detto la madre. Deve fare pipì? Gran pisciatona? De Rambuz? De Rambuz? Allora, miei cari, noi ci vediamo mercoledì, però ricordatevi che la trasmissione di mercoledì va in onda solo sui canali d'emergenza e sul canale ufficiale, quindi iscrivetevi ai canali di emergenza, andrà in onda su Zagamen, andrà in onda su Telepandemia e andrà in onda sul canale ufficiale, va bene? A presto! E da Palm Springs passo e chiudo, e a tutti voi un buon proseguimento.